Va bene, perfetto. Allora, buongiorno innanzitutto, vi ringrazio di essere qui, sicuramente verrà qualcun altro dopo perché insomma chiaramente a Bari non ci smettiamo mai, quindi arriverà qualcun altro in ritardo perché le prenotazioni ce le abbiamo, ma non possiamo aspettare troppo perché in streaming ci aspettano, quindi è il caso anche di iniziare visto che tra le tante era alle 10 e non alle 11. Detto questo, che ahimè non manca mai, diamo avvio a questa giornata di lavori con Pietro Valenti, il dottor Pietro Valenti, che viene dall'Emilia-Romagna Teatro, lui di cui è il direttore, e di cui ci parlerà, oltre che parlare di una serie di altre iniziative nate dall'Emilia-Romagna Teatro, ma nate anche, diciamo, dalla forza, dallo spirito di iniziativa in un sistema complesso che non è soltanto nazionale, ma soprattutto europeo. E questa cosa, diciamo, nell'arco dei nostri laboratori ci sembra fondamentale perché in qualche maniera, oggi come oggi, dove, le frontiere in teoria dovrebbero essere un po' meno invalicabili, probabilmente cercheremo di trovare una soluzione per insieme capire quali sono le prospettive, ma anche le possibilità che da qui a 10 anni, da qui a 20 anni, visti i nostri tempi, magari riusciremo a raggiungere. Da un punto di vista tecnico, vi ricordo che voi avete, lo ripeto giusto tecnicamente, avete un questionario da compilare alla fine della lezione, avrete anche la tua idea di teatro. Per chi l'ha già fatto non c'è bisogno, per chi lo deve ancora fare, vi consiglierei di scrivere qual è la vostra idea di teatro che noi pubblicheremo su internet, oppure su un muro delle idee, di teatro che vogliamo realizzare. Perché ci piace l'idea di condividere insieme a tutti quanti, visto che ne parliamo tutti, c'è chi ne parla bene, chi ne parla male, chi ne parla con la bocca piena, chi ne parla con la bocca vuota, chi ne parla da un punto di vista amministrativo e artistico, tutti parliamo di teatro, ci piacerebbe capire però di che cosa stiamo parlando. E magari partiamo semplicemente nel scrivercelo e magari vedremo dalle idee che ci vengono che cosa si può uscire fuori. Alla fine questo materiale lo consegnerete a Grazia. Vi pregherei di mettere la presenza a tutti quanti, tecnici e non tecnici, di presenza perché c'è uno streaming, quindi abbiamo bisogno delle autorizzazioni. Dopodiché lascio la parola al dottor Valenti. Vi dico soltanto che l'assessore Maselli ha avvertito che intorno alle 12 potrebbe venire, quindi sicuramente magari a fine lezione eventualmente lo faremo intervenire per dirci la sua, rispetto, insomma, a questa lezione che per noi, ripeto, è fondamentale. Lascio la parola perché sicuramente sarà sicuramente più esaustivo di me. Grazie di esserci e buona lezione. Grazie a voi. Prima che arrivi l'assessore parliamo di politica, che mi sembra la cosa più importante in questo momento storico del nostro lavoro. La politica con cui noi ci confrontiamo, io almeno quotidianamente, voi magari con un po' più di fatica, in questo momento non ha competenze per gestire il nostro settore. Dimenticatevi di arrivare in un assessorato o in qualsiasi attività pubblica che si occupa di finanziamenti, di trovare degli interlocutori. Potete considerarvi fortunati se vi ascolto. Se vi ascolto lo capite, perché se vi ascolto vuol dire che ogni tanto dicono qualcosa anche loro, non parlano solo di soldi, non parlano solo dell'impossibilità di trovare nella situazione attuale le economie per sostenere l'attività teatrale. Perciò è una situazione che si produce, è una frattura che è avvenuta alla fine degli anni Ottanta, dove all'interno dell'amministrazione comunale le competenze che c'erano nel settore del teatro sono svanite, cioè perché funzionari formati per svolgere questo tipo di lavoro non ne sono cresciuti e quelli che sono cresciuti non sono stati valutati idonei a svolgere questo lavoro. Non so, ci sono praticamente in Italia diversi, diversissimi DAMS,
qualcuno di voi magari l'ha fatto o lo sta facendo o il suo futuro è scritto lì, ma le persone che escono con questa laurea non trovano una collocazione all'interno del mercato del lavoro di questo settore. In questi anni si è investito molto sui temi della comunicazione, sui temi dell'organizzazione, si sono formati tanta gente che dovrebbe sapere come andare a cercare i soldi, ma il problema è che dall'altra parte non c'è. Non siamo in Francia, in Germania, in luoghi dove comunque la capacità degli imprenditori è quella di misurarsi anche con il nostro settore. Loro pensano, perché educati così, che l'investimento rispetto al teatro è un investimento che non vale la pena fare. Perciò penso che su queste cose che in questi anni abbiamo basato molto il nostro lavoro è molto complicato. Quando dico che non ci sono competenze all'interno degli assessorati, significa non è che mi riferisco agli enti locali, mi riferisco dai consiglieri di circoscrizione, dai presidenti di circoscrizione fino ad arrivare al Ministero. Cioè, voi vedete, abbiamo da poco un nuovo ministro che ha controfirmato il decreto che riguarda il settore dello spettacolo prima ancora di rendersi conto di cosa stava succedendo con quel decreto lì e quello che succederà. Allora, questo rappresenta per questo settore uno dei pesi che ci portiamo dietro da tanti anni e di cui non riusciamo a liberarci. Perché non riusciamo a liberarci? È semplice, guardate. Da un lato abbiamo, come vi ho detto, le amministrazioni che non puntano più su questo settore, o se ci puntano per avere un risultato immediato. Allora, se tu gli porti Benigni, sicuramente lui si fa la foto con Benigni, poi dice ai giornali che Benigni è venuto grazie a lui, e questo crea consenso da parte della politica rispetto a un'iniziativa importante come può essere questa della presenza di Benigni. Ma se tu vuoi fare un lavoro continuativo sul territorio, lavorando tutti i giorni secondo un progetto che ti sei dato, convincerlo che questo è utile è cosa molto diversa e anche cosa molto complicata da portare avanti. Allora, è il modo come si sta nel teatro. I teatranti non sono credibili. Questa è un altro dei pesi che noi portiamo. La maggioranza delle persone che lavorano in questo settore non hanno credibilità e perciò non hanno la possibilità di interlocuzione. Allora, questo è un fattore che porta anche chi non è idoneo a fare questo lavoro a farlo soltanto per ragioni politiche, perché qualcuno ha deciso che lui deve fare questo lavoro. Allora, voi capite, nell'immaginario di tutti noi, se questa cosa che vi dico è vera, ci troviamo davanti a una realtà che non è competente di gestire quello che sta gestendo. Questo qui per me, dopo tanti anni di lavoro, per me è palese. E che sta nel teatro, ma non sta nel teatro per sviluppare l'attività di teatro, sta nel teatro per coprire quella che è la sua impossibilità di arrivare a fare un progetto vero. Cioè, io sono convinto che per stare nel teatro ci vuole un'etica, ci vuole un modo di sviluppare i progetti secondo un'idea di teatro, un'idea di lavoro, un modo di stare dentro questo lavoro. Perciò vi consiglio molto, nel momento in cui cominciate un percorso di questo tipo, di cercare di creare delle basi alle vostre spalle su cui poggiare tutte le scelte che fate. Il mio percorso è un percorso che nasce moltissimi anni fa, però è un percorso che è nato in una piccola chiesa sconsacrata che aveva 60-70, alla fine, quando siamo andati via, 80 posti. Allora, credo che su questo dipende da quello che uno ha dentro. Il nostro lavoro, se dentro non hai niente,
non puoi farlo, cioè, perché ci sono dei fattori che dopo vi dirò che sono molto molto importanti. Perciò il teatro nel suo complesso, nel rapporto con la politica, non ha credibilità, come non ha credibilità l'intero sistema teatrale italiano, come si è sviluppato in questi anni e come cambierà rispetto a questo il decreto di cui tutti siamo profondamente preoccupati. Cosa vuol dire il sistema teatrale non ha credibilità? Vuol dire che ognuno accetta la classe dove lo mettono indipendentemente di quelli che sono i suoi obiettivi, pur di avere un contributo ministeriale. Conosco gente che ha fatto debiti per poter pagare i contributi per avere un contributo ministeriale. Allora, qui bisogna veramente che ci sia una battaglia su queste cose. Il teatro lo fa chi è capace di farlo. Cioè, non è che tutti dobbiamo fare teatro, non è che tutti dobbiamo pensare che è la strada più facile per arrivare a una collocazione all'interno del mondo del lavoro. È una strada molto complicata, è una strada dove tutti i giorni devi crescere, devi cercare di individuare gli obiettivi che vuoi raggiungere. Perciò all'interno del sistema teatrale ci sono tavoli più imbarazzanti che quella delle categorie. Anche se qualcuno di loro in questo momento sta guardando, non mi preoccupo. Le categorie, ognuno di noi sta dentro una categoria, io sto nelle categorie dei teatri stabili, ma non abbiamo mai parlato di cultura teatrale, non abbiamo mai parlato di come si interpreta la direzione di un teatro stabile, non abbiamo mai parlato di come si individua un direttore, non abbiamo mai parlato di tutte le cose fondamentali di questo lavoro. Noi ci troviamo, siamo una categoria che si trova sindacalmente per affrontare dei problemi sindacali. Allora però che ce lo dicano una volta per tutte, che si dica che ogni categoria è comunque una categoria che tende a difendere i propri interessi e che questi incontri tra i direttori sono di incontri dove si parla del finanziamento del Ministero, dove si parla del contratto di lavoro, dove si parla di quando arrivano le liquidazioni, queste cose, ma un pensiero vero sul teatro non c'è. Cioè, io lavoro da tanti anni in questo settore, ho avuto dei maestri che giudico molto importanti e vi devo dire che per me è disarmante. Io sono vicepresidente di Platea. Allora, in questo decreto nuovo, per quello che riguarda la nostra categoria, ci sono due cose che sono veramente all'opposto. Ve li dico perché così anche voi vi fate un'idea. La prima, che io giudico molto positiva, è quella di dire alla direzione dei teatri pubblici, nazionali o TRIC o come volete, non ci devono essere dei registi che svolgono il proprio lavoro artistico. E io credo che questa finalmente è una cosa che condivido al 100%, ma da anni. Se voi andate a leggervi il decreto scaricato da internet, se voi andate a leggere vi rendete conto che loro hanno fatto una riforma del settore come andava fatta 30 anni fa. Cioè, Strehler ai tempi suoi chiedeva questo che sta succedendo oggi, ma era una situazione completamente diversa da quella attuale. Oggi il teatro avrebbe bisogno di altri percorsi piuttosto che di rafforzare pochi poteri di alcuni. Allora, sicuramente, come vi dicevo prima, questa qui è la parte positiva di questo decreto per quello che riguarda il teatro pubblico, cioè il fatto che comunque chi diventa direttore di un teatro pubblico deve pensare a sviluppare la cultura teatrale, non a fare le sue regie, spendendo magari cifre che neanche ha disponibili. Cioè, bisogna smettere di gestire i bilanci del pubblico senza badare a quali sono le entrate. Una delle caratteristiche del nostro ente, la prima forse che ci diamo, è che noi spendiamo i soldi che abbiamo. Quelli che non abbiamo non li possiamo spendere perché si crea una situazione che poi coinvolge tutti. Allora, quella invece più deleteria di questo decreto è il modo con cui penalizzano i teatri stabili, non permettendo a loro più di girare quegli spettacoli. Cioè,
il mio teatro, che fino adesso vendeva circa 2 milioni e mezzo di euro di spettacoli prodotti, non potrà più girare, perciò viene meno una fonte di autofinanziamento che era veramente importante, viene meno almeno per una metà del totale, visto che possiamo girare fuori dalla regione solo per il 20% della nostra attività. Cioè, questa è una cosa che ci penalizza, ma soprattutto la cosa che penalizza in questo decreto, e poi abbandoniamolo perché altrimenti potremmo parlare tutta la mattina del decreto, cosa che penalizza le giovani compagnie. Qui si dice di gente giovane costituita da un anno che può chiedere un finanziamento per ottenere un contributo da parte del Ministero. Ma com'è possibile? Cioè, uno, dopo che ha fatto un anno teatro insieme a un gruppo di altri attori che escono dalla scuola, che escono da corsi di formazione, che hanno deciso di costruire un posto dove lavorare tutti i giorni a secondo un obiettivo, ma non si può sapere se questo lavoro diventa un lavoro veramente oppure sarà un'altra cosa. E gli hanno levato quello che era il sostegno di queste compagnie, che era l'ospitalità che noi facevamo nei nostri teatri, i cachet che noi gli pagavamo. Oggi noi non li possiamo più ospitare praticamente. Oggi noi dobbiamo produrre e produrre in una quantità notevole e produrre diversificando la produzione, ma non possiamo più dire che sosteniamo le compagnie indipendenti perché non abbiamo spazio per farlo. Non abbiamo riconoscimento delle cifre che spendiamo per pagare i cachet alle compagnie. E sicuramente non è che ci rimette il piccolo di Milano o il teatro di Modena, ci rimette la piccola compagnia che con fatica arriva a un prodotto e poi ha bisogno di farlo vedere. Perché come si cresce in teatro? In teatro si cresce in un solo modo, sul palcoscenico. Cioè, è inutile che facciamo delle produzioni che poi presentiamo per 4 giorni o per 6 giorni o una volta al mese per 12 mesi e poi pensiamo che stiamo facendo teatro. Per far teatro veramente bisogna confrontarsi col pubblico almeno per un periodo di 3-4 settimane dove tutte le sere ti misuri col cambiamento anche della gente, perché non è detto che tutte le sere devi recitare allo stesso modo, devi fare la stessa cosa. Tutte le sere hai un pubblico nuovo, dipende dalla preparazione del pubblico, dipende da tante cose. Perciò è necessario per i giovani avere una palestra. Cioè, quelli che vanno a fare le Olimpiadi si allenano in palestra tutti i giorni, tutti i giorni, tutti i giorni. E la palestra non può essere la sala dove stai chiuso e dove viene qualche tuo amico a trovarti. La palestra deve essere un luogo, possibilmente pubblico, dove c'è qualcuno che lavora e ti metti in contatto con l'altro polo del teatro, che è il pubblico. Cioè, il lavoro dell'operatore teatrale, del direttore dei teatri, insieme ai suoi collaboratori, è quello di stare in mezzo. Da una parte c'è la creazione artistica, che deve essere libera, che deve poter fare quello che crede, sbagliando, facendo bene, facendo opere ineguagliabili, ma dall'altra parte ci deve essere la preparazione del pubblico. Questo è un altro tema a cui tengo molto e che dopo magari lo affrontiamo. Però in questo momento di passaggio c'è uno smarrimento che sta portando molte compagnie, giovani o meno giovani, a dire bene, noi non facciamo più domande al Ministero, perché effettivamente anche i piccoli obblighi a cui bisogna far fronte sono obblighi che richiedono un'energia economica. Non si può fare un salto di qualità se non c'è un'energia economica. L'energia economica spesso dipende dal sacrificio che ogni componente della compagnia fa di guadagnare di meno per accumulare quel tanto che ti permette poi alla fine di svolgere l'attività. Perciò sì, il sistema è stato messo in discussione, è stato messo fortemente in discussione, però il sistema teatrale nei prossimi mesi si modificherà moltissimo. Un sistema teatrale, ancora una volta, che parte non dalla volontà artistica delle persone che lavorano nel settore, ma che parte dalla politica. Anche questa è una cosa
su cui io non voglio parlare degli altri, parlo di me stesso, cioè della, i nostri soci hanno detto che noi dobbiamo fare un progetto da teatro nazionale. Ho sempre detto che io non sono d'accordo. Non sono d'accordo per tanti motivi, per il risparmio, come vi risparmio il perché la politica dice che deve fare il teatro nazionale. Quello che noi abbiamo fatto come ERTA, abbiamo preparato un progetto da teatro nazionale con tutto quello che viene richiesto da teatro nazionale. Cioè perfino con una scuola che oggi mi sembra veramente inutile, veramente inutile, veramente in sovrabbondanza. Cioè questo, creare un'altra scuola significa alimentare la disoccupazione nel settore dello spettacolo, significa alimentare la necessità di dare delle risposte a delle persone che hai formato. E tu come ente produttivo non è che puoi fare un passo indietro, le hai formati tu. Come fai a dirgli oggi vi ho dato, ciao, ci vediamo il prossimo anno? È una cosa piuttosto complicata, piuttosto difficile. Allora, e la politica, perché il lavoro che dovevamo fare noi, che era quello di preparare il progetto, l'abbiamo già concluso oggi. Cioè, noi arriviamo alla fine dell'anno con la revisione dello statuto fatto, col progetto preparato, con la scrittura, dopo se volete ve ne leggo anche un pezzo, e con la scrittura del progetto, con la scelta delle produzioni fino al 2017, che in Italia è la prima volta che si fa. Ma io sono contento di poter dire a un artista importante, sei impegnato, non hai tempo, fai una cosa per me nel 2017. Questo per me è un modo di lavorare, è un'altra positività di questo decreto. La triennalità è una cosa positiva perché ti dà, ti dice quanti soldi avrai per i tre anni, non solo da parte dello Stato, ma anche da parte degli enti locali, e in questi tre anni tu puoi fare un progetto dicendo alle persone io avrò 100 euro per fare il vostro spettacolo. Mi sembra veramente una cosa importante e una cosa anche determinante per uno sviluppo europeo delle strutture, perché non so, noi in questo momento non abbiamo neanche ancora cominciato a fare la stagione 2015-2016, ma in mezzo mondo hanno già deciso quello che programmano per il 2017. Perciò noi siamo sempre un po' indietro rispetto a loro. Allora, la politica è responsabile, perché a questo punto la mia domanda, il progetto che io ho fatto, io lo metto in mano ai politici. Non vado io a chiedere al Ministero, mi riconoscete dal Teatro Nazionale. Non lo farò mai. Non è nelle mie competenze. Visto che in Italia è la politica che determina queste cose, io credo che noi, se crediamo nelle cose che facciamo, dobbiamo dire alla politica, tu, se vuoi questo, te ne occupi tu. Cioè, e mi sembra una cosa, anche una diversità di compiti e di relazioni che giudico molto importante. Poi, all'interno di questo discorso politico sta anche il sistema europeo. Oggi noi abbiamo un sistema europeo che per certi versi è forse il più interessante che c'è in una situazione ampia come quella della nostra Europa. Non ci sono finanziamenti clamorosi, importantissimi, però i finanziamenti ci sono, e sono finanziamenti anche che aiutano molto la struttura che prepara e che lavora al progetto. Progetti europei sono un modo anche per uscire da questo pantano un po' italiano, dove cioè nei momenti in cui ti metti in una prospettiva di lavoro sull'Europa ci sono molte, veramente molte opportunità e molte cose importanti. La prima cosa che c'è per il nostro paese è sicuramente il fatto che tutti vogliono lavorare con l'Italia. Ovunque vai, nonostante Berlusconi o chi altro, tutti hanno il desiderio, la voglia di mettersi in gioco con un paese che ha sviluppato negli anni passati un sistema provvisorio, ma che era di grande, un sistema di grande vivacità. Vedete che tra le compagnie, anche le più giovani, quelli che girano di più in Europa sono i gruppi italiani,
partire da Castellucci per arrivare all'ultimo sconosciuto che crea una relazione. Anche perché la cosa vincente delle nostre strutture è che siamo veramente aperti. Cioè, quando ci spostiamo da questo paese e andiamo in un altro luogo a fare un progetto, ci rendiamo disponibili a tutto. Cioè, qui dobbiamo stare chiusi in uno sgabuzzino in attesa che qualcuno ti aiuti a uscire. In Europa invece si lavora veramente, cioè si lavora e si lavora molto bene e si imparano molte cose, si imparano le strutture dei teatri, cambiano mettendosi a confronto con le altre strutture europee che lavorano nel progetto. Perciò lavorare con l'Europa, ma non solo con l'Europa, in generale con il resto del mondo, è una cosa che permette di fare esperienze che sono completamente diverse da quelle che facciamo qui. Sull'Europa bisogna aprire una, non so, vogliamo farlo adesso? Facciamolo adesso. Allora, sull'Europa bisogna aprire un fronte, cioè come si lavora con gli europei. Intanto vi dico, senza vergogna, che io non parlo nessuna lingua, escluso l'italiano. Parlo un po' di francese perché a forza di presentare la Francia me la so cavare negli alberghi, sul metro, cioè, però non ho mai, rappresento comunque, come è normale per le persone della mia età, una fascia di persone che si è impegnata nel teatro senza avere queste competenze, superando delle difficoltà che delle volte sono anche pesanti. E lavorare in Europa significa intanto essere credibili, la prima cosa è questa, cioè avere un pensiero artistico, cioè lavorare sulla base di una condivisione di un progetto artistico. Lavorare con l'Europa significa fare, se non sono accordi diretti a due, sono un processo di preparazione del progetto che si fa insieme che può durare minimo un anno, almeno due anni quando si vuole fare un progetto importante. Noi abbiamo fatto diversi progetti con l'Europa, siamo stati capofila per uno di questi, il più importante si chiama il progetto Prospero, su cui molti altri hanno seguito la linea che abbiamo seguito noi, ci siamo trovati, abbiamo messo insieme una serie di strutture importanti sia sul piano artistico che economico, dove noi naturalmente eravamo una delle più deboli, noi eravamo sicuramente una delle più forti, e poi abbiamo coinvolto in questo percorso tre paesi che avevano su questo piano delle difficoltà di sviluppo dei progetti. E questo secondo me è una cosa che quando si lavora con l'Europa è importante, non fare gli accordi solo deboli fra deboli, forte fra forte, perché il secondo progetto Prospero che abbiamo presentato non è passato perché le strutture che lo presentavano, quelli che giudicavano il progetto, dicevano: ma chi deve crescere di questi che sono già tutti cresciuti? Allora, la cosa importante è avere all'interno del progetto una struttura dei partner molto, molto diversificata, dove c'è naturalmente un capofila che è quello che deve anticipare tutti i soldi in grado di farlo e dove c'è la capacità da parte degli altri di farsi carico di quello che sono le iniziative da realizzare in ogni paese. E noi abbiamo cominciato a lavorare nel 2006 a questo progetto e abbiamo presentato il progetto nel 2012, progetto che è durato 5 anni. Abbiamo avuto un contributo dalla comunità europea di 2 milioni e 300 mila euro. Noi abbiamo messo tutti i partner insieme circa 2 milioni e 8. Loro ci hanno dato circa il 45% di quello che era il budget. I paesi erano la Germania, sicuramente, la Schaubühne di Berlino, economicamente forte, Rennes, che era il capofila, Teatro Nazionale di Bretagna, e poi c'era il Teatro di Liegi,
poi c'era l'Università di Tampere, già vedete un mondo lontano dove si lavora in un altro modo, dove c'è una scuola all'interno dell'università che ogni 3 anni sforma 10 attori e questi 10 attori prima di uscire hanno già i contratti per i primi 2 anni di lavoro, cioè un metodo un po' diverso dove la gente ha la certezza che se si forma un mestiere dopo c'è un mercato del lavoro. Poi c'era il Portogallo, allora l'Italia, cioè noi, capite bene quali sono le forze perché si capisce senza bisogno di citare i paesi, abbiamo fatto un percorso, ci abbiamo messo 2 anni a preparare un progetto che si sviluppava su 3 cose, grandi produzioni, fatti con artisti, poi un'altra cosa, non è detto che in un progetto europeo tutti devono partecipare con la stessa cifra, c'era gente che versava allora non mi ricordo le cifre, diciamo 150.000 euro e c'era gente che versava annualmente solo 50.000 euro. Allora, grandi produzioni, Ostermayer, Ivo Vanov, Hermanis e altri 2 che in questo momento non mi ricordo, però erano tutti registi importanti che si misuravano con testi anche molto importanti. Noi abbiamo prodotto Alvis Hermanis con uno spettacolo che si intitolava Le signorine di Wilco, che per me, devo dire, è stata una grande soddisfazione perché in questo caso ci siamo anche permessi di fare una cosa che abitualmente non si fa, abbiamo costruito un libro di lavoro, del lavoro fatto su questo spettacolo che racconta quotidianamente quello che succedeva. Ed è una cosa molto interessante, molto bella che, non so, ne ho portato una copia, però credo che non ne abbiamo neanche più tante. E dopo c'era la produzione degli artisti associati. Ogni struttura aveva un artista della propria nazione associato a sé che produceva uno spettacolo di medio costo. Quello più grande era di quello di costo più alto, questo era quello del costo minimo, medio. E per noi è stata una produzione di Pippo Del Bono che abbiamo tra l'altro provato a Cisternino per un periodo ospiti ed è che è stata una produzione anche questa importante anche per noi. Terzo, c'era un'altra fascia, buongiorno, ogni realtà sceglieva un giovane della propria nazione e lo proponeva agli altri perché e produceva questo spettacolo mettendo a disposizione di questa compagnia 80.000 euro per produrre uno spettacolo e poi circuitare a casa dei partner. Su questo abbiamo fatto un lavoro con i Meno 20, un gruppo di Faenza che abita la nostra regione e devo dire è stato un bel salto di qualità anche per loro. I registi giovani che facevano le produzioni facevano da assistente ai maestri che facevano le produzioni, perciò facevano un periodo in cui andavano là e facevano da assistente alla messa dello spettacolo che poi girava, poi cominciavano il loro progetto e cercavano di portarlo fino in fondo. Poi c'erano altri 2 lavori importanti. Uno, quello di una riflessione sul teatro di oggi. Abbiamo fatto 2 convegni, uno a Tampere e un altro a Liegi. E infine c'era un lavoro di scambio tra le scuole, che credo sia stato anche questo molto significativo. La nostra scuola è andata per 2 mesi, un anno e 2 mesi, un altro anno, a Liegi, a Tampere e a Rennes, e con dei risultati ottimi, cioè, nel senso che la gente è cresciuta veramente tanto perché si trovava a lavorare in situazioni molto diverse di quelle in cui siamo abituati noi a lavorare. Cioè, una cosa è arrivare in un teatro e avere a disposizione luci, fonica, materiale per le scene, è una cosa è arrivare in un teatro, andare in una sala dove stai provando con gli amici e
tutte le volte ti devi inventare, come, allora mettere i giovani a confronto con queste cose è stata un'altra cosa molto importante. Perciò questo progetto Prospero ci siamo trovati una volta al mese per 2 anni e poi l'abbiamo scritto e l'abbiamo mandato. È arrivato alla fine e abbiamo detto facciamone un altro, ormai abbiamo un'etichetta Prospero che vale perché questo progetto è stato copiato veramente da tutti, cioè nel senso che non so, ce ne sono altre 3 o 4 in giro in questo momento in Europa che partono proprio dal metodo che avevamo usato noi. Facciamo un altro progetto, allora facciamo un altro progetto, alcuni si ritirano, si ritira Tampere perché l'università aveva cambiato rettore e non era più disponibile, si ritira il Portogallo perché aveva cambiato il direttore del popolo, perciò le strutture più fragili naturalmente, si ritirano e dicono ci dispiace ma noi no, non possiamo continuare. Allora Presidente, allarghiamo Prospero, diventiamo in 10, ci mettiamo riunioni e coinvolgiamo chi? Il Barbican di Londra, il Teatro del Lussemburgo, il Festival di Atene e poi ce n'è un altro, adesso mi sfugge, vabbè, altre però strutture di questo tipo, cioè molto forti economicamente. Prepariamo il nostro bel progetto, stiamo a discutere al tavolo quali sono i registi, come dobbiamo fare. Abbandoniamo l'idea dei giovani registi, teniamo solo i registi medi e quelli importanti, gli altri accantoniamo l'esperienza perché l'unica compagnia che aveva fatto un lavoro buono e che aveva girato era casualmente la nostra, le altre erano tutte cose che i direttori avevano accontentato qualcuno della struttura che magari faceva l'assistente al regista principale per fare un progetto, e invece cioè, per noi è stato diverso. E abbandoniamo quella cosa, presentiamo il nostro progetto che prevedeva su per giù le stesse cose, esclusa la parte che riguardava i giovani, prevedeva ancora lo scambio delle scuole, le produzioni, i nomi naturalmente crescono perché a quel punto c'era Castellucci, c'erano una serie di operatori europei, inglesi, olandesi, molto, molto importanti. Il progetto non viene approvato, non raggiunge il minimo per poter essere approvato. Allora, riunioni per vedere per quale motivo il progetto non è stato approvato. Queste riunioni sembravano, non so, che dovessimo fare una seduta dal psichiatra, però sì, ci siamo resi conto, io almeno mi sono reso conto subito, insieme a quello di Liegi, il motivo per cui non funzionava il progetto. Tentiamo un'altra volta. Alcuni escono, il Barbican dice no, non mi interessa, se non ci sono quei registi non mi interessa. Un'altra volta ci hanno detto di no. Allora adesso stiamo costruendo un altro, ma il tema è perché questi due progetti non sono stati approvati? È molto semplice, non avevano le caratteristiche, il valore aggiunto di assorbire al proprio interno delle strutture fragili che lavorando con gli altri potevano imparare un nuovo modo di lavorare. E sta tutto lì il discorso. Perché poi dobbiamo cambiare il capofila. Non vi nascondo che anche questa è una cosa a cui non abbiamo pensato fino a che non siamo arrivati alla seconda bocciatura. Perché dobbiamo cambiare il capofila? Noi non sappiamo come il capofila ha gestito i rapporti con l'Europa. Sappiamo quello che lui ci ha raccontato tutte le volte che ci siamo trovati quando siamo andati a Bruxelles e a un certo punto ci siamo anche interrogati se non c'era nel capofila se non sia stata fatta una forzatura in fase di rendicontazione. Anche questa è una cosa importante. Quando uno fa il capofila deve sapere
che poi c'è un discorso di rendicontazione su cui è responsabile in prima persona e gli altri sono responsabili per la parte che li riguardano, ma un capofila non prende mai della gente che non è in grado di rapportarsi a quella che è la rendicontazione di come hai usato i soldi, perché altrimenti ci si fa del male da soli. Allora, il prossimo progetto che stiamo preparando sarà un progetto non di produzione, ma sarà un progetto giocato sul pubblico, sulla crescita del pubblico e sull'esigenza della formazione di un pubblico che lavora sul piano europeo e non soltanto, che è capace anche di accogliere, come far accogliere ai pubblici diversi spettacoli che non sono della propria lingua. Noi su questo piano siamo in più penalizzati, come voi ben capite, cioè voi andate in Francia, trovate che ci sono ancora dei film sottotitolati, andate nell'ex Jugoslavia, Croazia, Serbia, i film li guardano tutti sottotitolati, andate nel nord Europa è la stessa cosa. Noi abbiamo avuto una scuola di doppiaggio veramente tra le migliori del mondo, su questo non ho dubbi, e siamo abituati a sentire la nostra lingua su tutte le cose che vediamo, anche se non sono state fatte, e questo crea un problema di frizione col pubblico italiano. Veramente, io ci ho messo quasi 15 anni a far accettare una cosa del genere in abbonamento, perciò a maggior ragione altri hanno problemi di questo tipo. Allora, stiamo preparando un progetto che sposta l'obiettivo, cioè, oggi, se si lavora in questo settore, quello che è importante non è il prodotto. Cioè, il prodotto ci deve essere e spesso è anche deludente, ma è il processo. Bisogna capire questo. Cioè, il processo va messo al centro del lavoro dei teatri. Se il processo non è messo al centro, fare le produzioni è semplice, gli dai il palcoscenico, gli paghi la scena, e poi ti disinteressi di tutti, cioè hai fatto. Oppure se vuoi il tuo teatro, che è un teatro pubblico, deve diversificarsi dal teatro commerciale, il processo diventa fondamentale, perché nella costruzione del processo avviene tutte quelle cose che renderanno il tuo prodotto diverso da quello di uno che produce teatro di tipo commerciale. Cioè, su questo chiedetelo. Io sono convinto, e per questo mi interessa molto in questo momento fare alcune cose con l'Europa, che il lavoro del processo è un lavoro veramente interessante. Allora, stiamo lavorando a costruire un progetto che parta da questo. Manteniamo il lavoro con le scuole, lavoriamo sul pubblico, sullo spettatore, non pubblico, ma spettatore, sperimentando anche delle cose, cioè sperimentando dei facilitatori dello spettatore, che è una cosa che secondo me manca totalmente, totalmente. In Germania forse hanno delle cose di questo tipo, ma da noi manca, manca totalmente. Perciò la formazione dello spettatore e poi, come vi ho detto, non produrre gli spettacoli, ma essere partecipi del processo. Intanto però, visto che l'Europa non ci ascoltava più sul piano del finanziamento, abbiamo scelto la strada di continuare il percorso senza l'Europa. Perciò noi stiamo continuando a fare spettacoli con i nostri partner europei senza la partecipazione dell'Europa. Mettiamo una parte dei nostri soldi che abbiamo a disposizione per produrre. Questo però mi permette di essere coproduttore di Angelica Lidl con lo spettacolo che ha appena fatto e che naturalmente divide il pubblico. Un'altra delle cose che sembra un marchio per noi, e io di questo sono felice, vi devo dire che il fatto che Roberto Latini abbia avuto un premio per l'interpretazione dell'Arlecchino Servitore di Due Padroni, per me è stata una ricompensa di una fatica enorme che ho dovuto fare a difendere uno spettacolo in cui credevo e che andava difeso con i denti, perché è uno spettacolo che chi lo vedrà tra 10 anni, perché se il prossimo direttore fosse intelligente, fra 10 anni lo riprende,
si renderà conto che, spariti tutti quelli che erano abituati a vedere l'Arlecchino di Strehler, che negli anni a Modena è venuto 5 volte da quando è stato creato, spariti quelli, cioè il pubblico giovane di oggi, su una proposta così che mette in discussione il testo e con una fisicità degli attori importanti, con una scenografia straordinaria, sicuramente apprezzerà molto questo lavoro, che mette che cosa al centro? Il lavoro dell'attore, il processo. Il processo è fondamentale. Perciò abbiamo continuato, la prima è stata Angelica Lidl, che abbiamo avuto quest'anno al festival che organizziamo tra Modena e Bologna tutti gli anni in ottobre. Il prossimo anno è Katie Mitchell, un'artista straordinaria che usa il cinema e il teatro insieme facendo dei prodotti e che io non mi potrei mai permettere di invitare in Italia se non facessi parte di un sistema europeo, che verrà qui con uno spettacolo, con un test americano, e che sarà questo ottobre. Poi l'anno successivo ci sarà Ostermeier e nel frattempo ci sarà anche un regista croato e un regista di Liegi, che fanno due regie di cose diverse che arrivano fuori dal festival. Perché un altro dei filoni su cui oggi credo sia giusto lavorare è quello del teatro musicale. Teatro musicale inteso non teatro musicale, operetta, musical, cose di questo tipo, ma un teatro musicale d'autore. Cioè, credo che questa sia una strada importante, su questo stiamo costruendo un altro progetto con un altro gruppo di teatri, e teatro musicale d'autore, per dire una cosa che voi non avete visto, ma che qua io quando l'ho vista, forse qui saremo in 2 o 3 che l'abbiamo vista, che è La Carmen di Brooke. Non so chi di voi l'ha vista, lo sapevo, perciò ho detto in 2 o 3. E La Carmen di Brooke era un'esperienza teatrale straordinaria, ma nello stesso tempo coinvolgeva in un modo intelligente gli appassionati di lirica senza far gridare lo scandalo. E questo oggi diventa un discorso molto interessante, perché è una strada che stiamo seguendo a livello europeo, proprio entrando nel merito delle cose, cosa produrre, come produrlo. Per esempio la settimana scorsa, no, i primi di, anzi gli ultimi giorni di novembre sono andato a vedere 2 spettacoli attorno a Parigi. Uno a Buffo du Nord, che è il luogo di Brooke, che è una Mimì dalla Bohème, che veramente non mi è piaciuto perché l'idea registica era completamente spostata su un fronte non interessante, però l'idea era molto bella, partire dal personaggio, costruire pochi altri personaggi attorno e poi sviluppare lì 1 ora e 20 di spettacolo. E poi sono andato a vedere invece un Macbeth di Verdi, fatto da artisti congolesi, 8 cantanti attori che cantavano in italiano, regolarmente in italiano, con i sottotitoli in francese, con un'orchestra di 35 elementi che hanno fatto una redazione del Macbeth che era clamoroso, bellissimo, una cosa straordinaria. Allora, quella è l'idea, anche su questa cosa stiamo cercando di costruire un progetto. Poi abbiamo un terzo progetto, che è un progetto sugli edifici industriali abbandonati. Noi ci troviamo in un territorio che ha residui industriali molto importanti, che derivano dalla meccanica, dalla maglieria, dalla ceramica, e in particolare Modena si trova nella situazione di dover usare nei prossimi anni un ex centrale Enel per costruire il nuovo Teatro delle Passioni. Poi quando spegniamo il collegamento vi dico il retroscena. E questo progetto, l'idea di questo progetto è quello di come ridare funzioni a questi spazi utilizzandoli per la cultura e per il teatro.
perciò non soltanto per il teatro, ma anche per la cultura intesa come cinema, poesia, incontri, letture di libri e tutta una serie di cose. Che... E stiamo lavorando a questo progetto con Manchester, con Mulhouse, dove c'era la Peugeot, e dove c'era questi enormi edifici, dove facevano anche loro il filo, il cotone, quelle, la lana, edifici che lavoravano sulla manifattura. E poi c'è altre due città, una è una città polacca e un'altra è una città tedesca, dove invece ci sono due gruppi piccolissimi formati da, in Germania, da un piccolo festival che si fa con, mi pare, con 20.000 euro, però dove tutti vogliono andare perché il rapporto con la popolazione è straordinario e loro usano gli edifici abbandonati, non ne restavano neanche uno, però hanno quella modalità lì di lavoro. E poi con, una, con la Grecia, che è un altro dei luoghi dove credo sia importante cominciare a stabilire relazioni e rapporti. Noi quest'anno per il progetto Prospero insieme agli altri produciamo, ci permettiamo di produrre una cosa che da soli non avremmo potuto produrre, e questo spettacolo nasce già dovendo essere programmato in, nelle altre città, perciò partirà da Modena in maggio, facciamo Veronica Voss di Fassbinder, con, riscritto da Latella e da Bellini, e questo è un progetto che riusciamo a realizzare senza coproduttori perché il coproduttore è Prospero. Capite che allora costruire queste cose richiede molta fatica, molto tempo, molte energie, però alla fine sono le cose su cui poi imposti il lavoro artistico che fai. E allora questo è un altro progetto, perciò c'è quello della musica, il Prospero che va avanti anche senza l'Europa, il progetto sugli edifici abbandonati, e poi ce n'è un altro che non è con l'Europa, ma è un progetto che potete realizzare quando volete, basta che ci mettete la costanza che ci abbiamo messo noi nel volerlo. Facciamo un progetto con l'Opera di Pechino, con una regista tedesca, un musicista italiano, tre strumentisti italiani, quattro attori, danzatori e cantanti dell'Opera di Pechino e tre musicisti cinesi, che in questo momento a Pechino c'è questa ragazza tedesca giovanissima che, con cui faccio questo progetto, che era disperata perché lei aveva cominciato un percorso con Wojciech, ma l'Opera di Pechino non gli dava retta, non la riceveva, non riusciva a costruire un rapporto. Allora mi sono preso a cuore questa cosa, sono andato là, ho fatto due incontri, li ho invitati a Modena e ho fatto un progetto triennale con l'Opera di Pechino dove loro pagano tutto. Triennale vuol dire che il primo anno facciamo questo spettacolo, il secondo anno facciamo una carovana dell'Opera di Pechino con 20 artisti loro, tra musicisti e danzatori, che arrivano in un nella piazza dei paesi al pomeriggio, cominciano a truccarsi e la sera spiegano i personaggi. Non fanno uno spettacolo, fanno dei pezzi dove spiegano i movimenti, come si legge, tutte queste cose qui. Nelle piazze più sperdute dell'Appennino, della Bassa Padana, cioè in quei luoghi lì. E l'ultimo anno faremo, loro stanno progettando un'opera contemporanea sulla figura di una imprenditrice americana che si è trasferita in Cina negli anni 40 e che ha trasformato tutta una serie di costumi loro, di queste, e stanno scrivendo una drammaturgia, quando me la faranno vedere io spero di poter partecipare. Ma non è una questione di soldi, quello che voglio dire, i soldi sono importanti, ma quello che servono sono le idee, se è il modo come ti poni nei confronti delle cose, cioè è il modo, e se ci spendi veramente la tua faccia, perché poi è un altro dei temi, è proprio su ogni cosa che fai con tutti, a partire dagli spettatori, gli metti la tua faccia. Cioè, noi in Emilia Romagna gestiamo 13 teatri, e la gestione in ogni paese è fatta da uno del paese, non è che la faccio io da Modena,
che tutte le, ma uno del paese mette la sua faccia su lo spettacolo e gira per il paese, conosce tutti, parla con la gente, cioè rappresenta il teatro e la faccia di Luisa Pavullo, piuttosto che Linda Pavullo, piuttosto che un'altra Scandiano, che un'altra Cattolica, e questo per me è, perché la gente ha bisogno anche, come possiamo dire, di individuare il colpevole, perché è sempre il colpevole. Cioè, quando tu apri la porta del teatro e entrano 500 persone, 600 persone, anche 1000, non è che tutti poi alla fine escono contenti. Se escono contenti vuol dire che non è successo niente, cioè, nel senso che è scivolato via, come scivolano via le cose inutili, e non è rimasto niente attaccato. Se invece c'è stata un po' di inquietudine, qualcuno che è alzato e se n'è andato, un altro che ti scrive una lettera e dice ma come vi permettete di fare queste cose, di toccare al racchino di servitore di due padroni, un altro, la scuola che fa la recensione dello spettacolo sul giornale locale, e questo è costruire, perché questi ragazzi che fanno le recensioni costruiscono una propria conoscenza del teatro, perché sono costretti a valutare i costumi, le luci, le scene, la recitazione degli attori, tutta una serie di cose. Ecco, che qualcuno sia scontento, secondo me è perfetto, cioè non bisogna mai lamentarsi. Poi la gente, qualcuno lo perdi, ma è anche giusto, qualcuno lo acquisti, però il teatro è fatto anche di ricambio. Non è vero che le persone che hanno meno coraggio in teatro sono i direttori, diciamocelo chiaramente. Cioè, i direttori cercano di fare una fotocopia dell'anno precedente, cioè, prendono la stagione passata, se la mettono davanti, guardano le offerte che ci sono e dicono questi forse potrebbero andare. E la gente vede sempre le stesse cose. Cioè, allora, come si fa? Non è possibile pensare di fare un teatro pubblico dove tu alla gente fai vedere delle cose che sono delle schifezze, perché la gente è disponibile. Non è vero che la gente vuol vedere sempre soltanto la faccia del televisivo, la gente vuol vedere cose che creano una relazione, cioè, perché se non c'è la relazione vuol dire che non c'è spettacolo, ti scivola addosso, se hai voglia di dormire dormi, se hai voglia di guardare guardi. Le donne che vengono da sole prevalentemente sono le più interessate, le donne che vengono con i mariti tu vedi che la maggior parte dorme e viene soltanto per accompagnare la moglie, e poi potremmo continuare ad andare avanti a dire cose così. Per esempio, vedo pochi direttori che alla fine della stagione incontrano gli abbonati. Io tutti gli anni mi sottopongo in molti dei nostri teatri a incontrare gli abbonati, si prendono le parole più brutte, però alla fine si parte, si è contenti di quello che si è fatto, e soprattutto dopo il primo anno si è innescato un sistema dove si smentiscono l'uno con l'altro, cioè non c'è bisogno che io mi difenda perché c'è qualcuno che mi difende, c'è qualcun altro che invece mi contesta. Allora capite anche voi che creare dei meccanismi di questo tipo significa avere un pubblico che è vivo, che in qualche modo partecipa. Non siamo arrivati a grandi numeri a questi incontri con gli abbonati, però credo che tutti gli anni crescono, cioè nel senso che comunque quello che è rimasto sconvolta vuol venire a dirlo che non gli è piaciuto il servitore di due padroni. Quella che invece è stata contenta, dopo che lui ha detto che non gli è piaciuto, prima che io rispondo glielo dice già lei che c'era qualcosa. Allora questo significa che su quel terreno voi vi trovate qui in una situazione di grande, come possiamo definirla, di grande possibilità, perché non voglio parlare di cose personali, però quest'estate mi è capitato di essere a vedere uno spettacolo in un piccolo paese del Salento, fatto da un gruppo locale, amatoriale, che aveva scelto un testo di un autore inglese molto bello, molto difficile, e ci hanno lavorato tutti gli anni. Allora, intanto
e noi eravamo in quattro. Allora, siamo usciti da questa cosa con quattro pensieri diversi, perché mia moglie aveva guardato lo spettacolo, e le altre due nostri amici si erano preoccupate di capire come erano arrivati a questo spettacolo. Io ho guardato il pubblico, perché i direttori dei teatri, la prima cosa che devono fare, devono guardare il pubblico, è quello l'interlocutore. Allora, guardare il pubblico, ti rendi conto che queste persone hanno la testa sgombra di tutti i pregiudizi che ci sono nelle signore che vanno da anni a occupare la stessa poltrona in teatro. Cioè, hanno un'apertura che non esiste al mondo. È come quando vai, non so, voglio esagerare, però quando vai in Tunisia con uno spettacolo ti rendi conto che quello che gli fai vedere, anche se è fatto, solo che sia una cosa di qualità, anche se è fatto da una compagnia sconosciuta, diventa uno spettacolo, capite? Cioè, è un patrimonio che va utilizzato, ed è un patrimonio, questo è l'altro discorso che riguarda il pubblico, che a livello territoriale gli enti pubblici devono preoccuparsi di rinnovare e di cercare di portare a casa. Io da quest'anno, noi abbiamo acquisito l'Arena del Sole di Bologna, finalmente i giochi a delle parti, è chiaro, a Modena esiste un teatro privato commerciale che si chiama Duse, la gente va al Duse a vedere Orsini, va al Duse a vedere Luca De Filippo, va al Duse a vedere, non so, Forbice Follie, spettacoli improbabili, cioè va là e non c'è problema. Io non alzerò mai il prezzo. Noi diamo soldi soltanto alle cose che hanno un pensiero, che ci interessano e che vogliamo fare, e facciamo produzione. Perciò sono due mondi completamente diversi, e il governo dovrebbe, una volta per tutte, fare due cose. Una, capire che il teatro commerciale può vivere da sgravi fiscali, mentre il teatro d'arte non può vivere con sgravi fiscali, bisogna che sia sostenuto, perché se io oggi faccio un teatro nazionale, devo avere un drammaturgo, non è che faccio un teatro nazionale e non ho un drammaturgo, devo prenderlo, nelle mie bilanci non c'è la cifra, devo prendere un direttore della scuola, devo costruire una struttura che è diversa da quello che ho costruito fino ad oggi. Cioè, com'è possibile che... Vabbè. È difficile, guardate, è difficile, però credo che la barriera che abbiamo costruito in questi anni sta dando... A me mi dà dei risultati. C'è anche un'abitudine, c'è un modo come si sta. Io vado a incontrare gli assessori, parliamo, ci diciamo delle cose, ci metto delle volte anche 24 ore ad avere un appuntamento. C'è gente che ci mette 3-4 mesi ad avere un appuntamento da un assessore. Beh, questo non è una cosa bella. Come vi dicevo prima, poi se ci va Valenti lo ascolta, se ci va meno enti, tutto quello che dice scivola, tanto la sua decisione lui l'ha già presa. Allora, questo è un sistema che non tiene conto della dignità delle persone che lavorano. Le persone che chiedono un appuntamento, che mi chiedono un appuntamento, se sono della mia regione, non passa mai più di una settimana prima che ci vediamo. Cioè, massimo una settimana ci vediamo. E una delle cose che mi piace di più, perché è lì che imparo a lavorare, e ascoltare la gente, e ascoltare le persone che vengono e ti raccontano i loro progetti, le loro cose. E spesso non ho da dare una risposta, però gli do dei consigli. E questi consigli vanno a cozzare spesso con i miei interessi. Allora, però è giusto che ci sia in una regione un luogo dove la gente può andare, essere ascoltata e avere dei consigli come fare per arrivare a realizzare un progetto che ha in mente di fare. Non è che devi dare una risposta positiva a tutti.
Questi ultimi due giorni ho incontrato a Bologna due persone, due attrici, che sono senza lavoro, che volevano che facessi una produzione con loro. Io non posso farla. Non sta in linea con quella che è la mia linea artistica, che non è straordinaria. La mia linea artistica è la più svariata, cioè da Del Bono alla Tella c'è un abisso, cioè di in mezzo. E in mezzo ci sta De Rosa, Paco Plini, Claudio Longhi e tanti altri, quando non gli stranieri. Allora, tutto questo fa parte di quella che è quello che tu puoi portare in un ambiente, e questo secondo me sappiate che è molto molto importante. Forse sto parlando molto, però adesso mi fermo, il pubblico ve lo è, la formazione del pubblico me ne ho parlato, l'accompagnamento del pubblico. L'accompagnamento non significa cose straordinarie, ma per esempio l'accompagnamento, quest'anno a Bologna è un corso per lo spettatore, un corso che parla degli spettacoli e prima che loro li vadano a vedere li mette in condizione di poter arrivare preparati a vedere quel titolo. Uno dei problemi più grandi che abbiamo è che non è che tutti hanno letto L'idiota di Dostoevskij, oppure che tutti hanno letto, e spesso chi fa L'idiota di Dostoevskij lo riduce che quasi non si capisce quello che è Delitto e Castigo, è l'ultimo spettacolo che voglio fare prima di andare definitivamente a smettere, perché quando sono arrivato all'ERT c'era Lubimov, questo regista russo, che ha fatto un Delitto e Castigo assolutamente straordinario. Ora, fare un Delitto e Castigo oggi con un regista giovane, faccio un nome che non lo farà, Babina, è una cosa, è una soddisfazione che mi voglio levare prima di arrivare in fondo a questo percorso. Allora, fare un Dostoevskij, oppure, non so, ci sono poi anche altri, che Abeliatico, cioè, gente della mia regione che non ha mai avuto la possibilità di poter fare un titolo come quello. La riduzione del testo che faranno magari non sarà riconoscibile neanche da chi l'ha letto. Perciò preparare lo spettatore, e in una città come Modena, come Bologna, dove c'è un'università, beh, sembra di aver fatto non un servizio buono, non coinvolgendo i docenti dell'università a venire a fare 30 incontri con lo spettatore sui singoli spettacoli. La formazione dello spettatore, l'accompagnamento per me significa questo, fornire allo spettatore tutti gli strumenti che gli permettono di, come l'accompagnamento dell'artista significa accompagnare man mano, da quando sceglie il titolo fino alla fine, il regista nella realizzazione dello spettacolo. Poi io non faccio mai interventi artistici sui registi. Però quando siamo due giorni prima dello spettacolo gli dico quello che penso, quando ormai non fanno più a tempo a cambiare niente. E questo mi crea, prima del debutto, mi crea una pacificazione con me stesso, che ho fatto quello che era il mio dovere, cioè accompagnare, mettergli a disposizione, che lui scelga gli attori, che lui... Però sì, cioè, il pensiero poi lo devi sempre dire, perché con molti non mi sono trovato d'accordo, con altri è normale questo, non è che poi tutti gli spettacoli sono dei capolavori, anzi i capolavori sono veramente poco. Del territorio ne abbiamo parlato, ecco, io direi che un discorso importante potrebbe essere quello dell'economia dello spettacolo, se vi interessa. È un tema... difficile, è un tema che normalmente nelle strutture pubbliche poco frequentato, però è un tema fondamentale. Essendo noi un teatro non come gli altri,
questo lo rivendico personalmente, perché insieme ai miei collaboratori abbiamo costruito un teatro che si definisce diverso, che non ha niente a che vedere con i teatri importanti con cui abbiamo a che fare, perché non abbiamo gli stessi ruoli e non abitiamo gli stessi luoghi, che non ha a che vedere con i teatri commerciali, che non ha anche niente a che vedere con altri teatri pubblici che fanno un tipo di lavoro diverso. L'economia dello spettacolo per noi significa fare le cose, come vi dicevo prima, con i soldi che abbiamo. Questo credo che sia il 18° anno di chiusura di bilanci per l'ERT. Abbiamo avuto un anno in cui per una malattia, per un problema tecnico, abbiamo fatto un deficit consistente che non superava i 200.000 euro, ma per noi era molto consistente. Normalmente i nostri bilanci chiudono a pareggio o vicino al pareggio. Non è una cosa, non dovrebbe essere una cosa strana, dovrebbe essere una cosa normale, e noi la viviamo come una cosa normale. Noi durante gli anni, l'anno, facciamo due volte un controllo di gestione, che è un altro dei temi di cui quando si lavora in questo settore bisogna occuparsene. Io ho avuto la fortuna adesso di avere una persona con grandi capacità in questo settore, e questo mi permette oggi di occuparmene meno, però fino a 10 anni fa io mi occupavo anche di questo. Però l'altra cosa importante è che quando hai un progetto, tu convinci gli attori a venire a lavorare con te a un prezzo meno della metà di quello che lo pagano gli altri. Perché se non hai il progetto, la gente viene perché gli dai dei soldi. Vuoi Laura Marinoni? Non c'è problema, gli dai il suo compenso e lei viene. Io quest'anno ho fatto lavorare Laura Marinoni con i malati di Arte e Salute di Bologna, hanno fatto il Marasad, uno spettacolo che va in Cina quest'estate, e lei ha accettato una proposta economica vergognosa. Quando gliel'ho fatta mi vergognavo, però ha detto sì, perché non è che gli proponi il Golloni di passaggio, cioè di fatto con proponi dei progetti dove c'è un pensiero. E questo è veramente importante. Gli attori, quando lavorano a Modena, attori che normalmente guadagnano 500 euro al giorno, stanno a Modena per 150 euro al giorno. Ieri, mentre venivo qui, ho chiamato un attore, e mentre ero sul pullman che mi portava, no, sul pullman qui, quando sono arrivato qui, mi ha chiamato, lui ha finito ieri uno spettacolo nostro, deve cominciare alla fine di gennaio un nuovo spettacolo che non va in giro, quando la ragazza che si occupava di questa produzione gli ha detto guarda che Valenti pensa di darti gli stessi soldi dell'anno precedente, lui ha detto ma non se ne parla, io voglio un aumento. Allora lui mi ha chiamato, dopo che io l'ho cercato, e ci siamo scambiati le opinioni. Cioè, lui mi ha detto quello che volevo, io gli ho detto va bene, non c'è problema. Alla fine lui prende quello che prendeva prima. Perché in mezzo però, così c'è stata, c'è un investire se stessi. Cioè, non è che la gente può dire... se tu hai una... Io ho visto gente così, che l'ha fatto sul piano artistico, a partire da Grotowski, da Brook, da tutti quelli che sono stati un po' i nostri punti di riferimento, che non avevano bisogno, quando chiamavano un attore, non parlavano mai di soldi. Parlavano, vieni a lavorare con me, e io faccio così, perché so benissimo che la qualità che trovano nell'accompagnamento, nella relazione,
e sapete come cosa ho fatto? Ve lo dico, speriamo che lui non sia. Ho detto che io pensavo di riprendere il vecchio spettacolo il prossimo anno per un altro mese. Allora, voi capite cosa vuol dire per un attore che ha già 3 anni, che fa uno spettacolo, che questo spettacolo ha superato le 100 recite e che ha, in questi anni noi abbiamo continuato a investire pur di farlo, siamo andati in posti anche fuori dal mondo con grandissimo successo, e sentirsi dire che io continuo a investire su una cosa che gli appartiene, perché lo spettacolo gli appartiene, perché non ci fosse lui, non ci fosse gli altri attori, lo spettacolo non si potrebbe fare. Allora, è questo che conta nel nostro mestiere. Cioè, poi se uno si vuole arrabattare sulle cose piccole, può fare quello che vuole, però se vuol mantenere una barra dritta, questo... L'altro giorno mi ha chiamato un regista che mi manda un messaggio e mi dice: ci possiamo sentire? Subito, dopo 5 minuti l'ho chiamato e gli ho detto: guarda, mi dispiace, io ho chiuso il mio progetto fino alla fine del 2017. Non posso, tu vieni, ne parliamo, io ti do un consiglio su dove rivolgerti, come fare, se riesci a fare lo spettacolo ospito, per carità, nessuna ostilità, perché non bisogna poi essere ostili. Un'altra cosa del teatro importante è che la morte degli altri non è la tua sopravvivenza. Chi muore, chi sparisce, chi smette, è un dolore per tutti. Indipendentemente che sia un prodotto che faccia prodotto di qualità e non di qualità. Sappiate comunque che un teatro che chiude è una ferita, è un teatro che apre è una gioia da festeggiare. Cioè, quando si aprono i teatri io volentieri vado anche se non mi danno un cachet, perché so che lì comincia una storia e comincia un percorso, e chi si fa carico di quel percorso lì ha bisogno di essere aiutato. Perciò io non ho mai cercato di far chiudere nessuno. Quando sono arrivato al Teatro Storchi venivo da un piccolo teatro che vi ho detto prima, che si chiamava San Gemignano. Il mondo che girava attorno a questo Teatro San Gemignano, non tanto gli modenesi, ma quelli esterni, perché a San Gemignano venivano da Trento fino a Lecce a vedere degli spettacoli che c'erano solo lì, e mi hanno detto tutti che avevo tradito la causa. Io invece pensavo che non era così. E arrivare a quest'età posso dire di aver fatto una scelta giusta, perché ho portato quel modo di lavorare che avevamo là dentro un teatro stabile. E guardate che non è facile, perché molti impiegati, quando sono arrivato e tuttora in alcune frange, fanno questo lavoro come se lavorassero alle poste. Non si può lavorare in teatro come si lavora alle poste. Il teatro è un'emergenza continua. Cioè, l'altro giorno un attore che recitava ha detto che sentiva uno scricchiolio in sala, come fosse un metronomo. Si interrompe lo spettacolo, tutti si mettono a girare, guardano dappertutto, non trovano niente. Allora lui dice: sarà il lampadario che tintinnia. 25 anni non era mai successo, che le cose del lampadario sbattono l'uno contro l'altro e fanno questo rumore. Allora, io gli ho detto: è probabile. E la mattina dopo è venuta fuori la commissione e volevo chiudere il teatro per 6 mesi, per fare tutti i lavori che lei pensava andassero fatti. Abbiamo smontato il lampadario, 30 persone in 6 ore. L'abbiamo portato fuori dal teatro, tagliando neanche un pezzo. Allora, il teatro è fatto di queste emergenze, è fatto dal fatto che io devo molto alla mia famiglia. Si sono sacrificati loro. Anche oggi sono qui. Mia figlia si sposa il 10 gennaio e potrei fare qualcos'altro, cioè potrei stare a casa a pensare qual è il vestito, per fortuna l'ha scelto, e le cose che ci sono da fare, le cose che fanno. Allora, il pensiero è che comunque in teatro si può lavorare se si ha un piccolo fuoco dentro, qualcosa. I termini che io uso sono 3. Dell'Europa vi ho parlato,
dell'economia, vi sto parlando, però voglio dire, gli attori vi ho detto, la stessa cosa per i tecnici. Abbiamo una squadra tecnica di 30 anni, che lavora con noi da 30 anni, da prima che io arrivassi, e adesso ci tocca rivedere il rapporto con loro, perché come Teatro Nazionale non possiamo più, non giriamo più, perciò non possiamo garantire a loro una tournée di 5-6 mesi come abbiamo fatto prima. Però anche i nostri tecnici guadagnano il giusto. Non mi ricordo quando era l'ultima volta che gli ho dato un aumento, l'ho rimosso. Cioè l'ERT si è salvata perché tutti abbiamo rinunciato a pezzi di richieste economiche che ci permettevano di mantenere il bilancio sano. Il Comune di Modena nel corso dell'anno, di 3 o 4 anni fa, adesso non mi ricordo, ci tagliò 200.000 euro all'improvviso perché non le aveva più in bilancio. Abbiamo fatto senza. Eravamo in un ufficio che sembrava un castello, in un convento di cappuccini, dove ognuno aveva la sua stanzina, io avevo un bel posto con un bel soffitto, le segretarie erano in tre, però avevano ognuno una postazione. Costava 150.000 euro star lì. Abbiamo detto, diciamo il contatto, e siamo andati in un appartamento vicino alle Passioni, dove siamo come murati, cioè nel senso che finché non ci saranno le nuove Passioni, noi dovremo star lì, però risparmiamo 100.000 euro all'anno. Voi capite, cioè dire, il palcoscenico non si può tagliare, il palcoscenico va difeso, il lavoro artistico va tutelato. Non è possibile che io oggi prendo l'impegno con un regista straniero per il 2017 e poi arrivo lì e scopro che non ho i soldi. Non è possibile. Perciò sì, l'economia sta in questi termini. Anche gli organizzatori che lavorano con noi, anche i dipendenti a tempo indeterminato, nei teatri hanno dei benefit, vogliamo parlare di qualche stabile che conosciamo, cioè, sono stati usati come luoghi per far assumere delle persone senza competenze per problemi elettorali. Io ne conosco tanti, ne conosco veramente tanti, persone che venivano assunte perché si andava a votare. Allora, di cosa parliamo? Che dignità può avere un politico dopo che ti ha obbligato a fare questa cosa? Io sono fiero del fatto che i politici non mi hanno mai obbligato a fare niente. E se mi avessero obbligato, e in questo periodo, visto che ormai siamo piuttosto, non dico importanti, però abbiamo un bilancio che è quasi di 15 milioni di euro, può succedere, però io sono pronto anche a smettere. Non è che questo qui è un lavoro. Io posso fare questo lavoro a casa mia, cioè, lo dicevo ieri sera, non mi ricordo il nome, con la persona che è venuta a prendere, ho un giardino a casa, all'aperto naturalmente, che è tutto pavimentato. Mia moglie le vuole fare un giardino per mettere delle piante, io invece voglio lasciarlo così perché d'estate farò del teatro con delle persone che vengono, mi vengono a trovare, parliamo del lavoro e poi dopo fanno vedere il loro lavoro. E sono sicuro che quei 60-70 posti che riusciamo a mettere insieme saranno sempre pieni, perché la gente per venire a vedere queste cose c'è e non si scandalizza se tu gli chiedi di pagare, perché si scandalizza quando tu gli fai pagare 280 euro a poltrona, perché assistiamo anche a cose di questo tipo. Allora, quando invece pago un biglietto giusto, io credo che questo non può succedere. Allora, anche dell'economia vi ho detto. Che ore sono, scusate? Beh, mi avvicino alla fine. Allora, l'Europa l'abbiamo data, come stare in teatro ve l'ho detto, Prospero ve l'ho raccontato. Non so, potrei, c'è una cosa che ci tengo a dirvi perché è quella che ho seguito fino a oggi. Quando ho cominciato questo mestiere sapevo poco di teatro, nasco dall'esperienza del teatro di strada e del terzo teatro, per dire
visto che siamo in Puglia, parliamo di Eugenio Barba, parliamo di Brotowski, parliamo di Pontedera, parliamo di TTB, parliamo di una serie di luoghi che in un certo periodo, attorno agli anni 70, avevano questa superbia che derivava dal fatto di duri e puri, si diceva. Ed è vero, cioè, è stato così per molti anni e ho seguito e ho imparato tante cose. Un giorno il mio assessore d'allora, perché io ero dipendente comunale, decise che non ci fosse in comune di Modena una figura che crescesse per mantenere vivo l'attività teatrale. Si preoccupò di una cosa di cui oggi nessuno si preoccupa più, perché se voi andate, come vi ho detto prima, se voi andate nei comuni, competenze sul teatro non ce n'è. Chiunque va lì a dire qualsiasi cosa è ben accetto e magari gli si dà 4.000 euro o 5.000 euro per mantenerlo in vita su una cosa che probabilmente non può funzionare, perché se uno si accontenta di quelle cifre lì vuol dire che non potrà andare molto avanti se non trova un'altra strada. E sono stato a Roma a fare un corso e il docente era il fratello di Dario Fo. Fulvio Fo. E da lui ho imparato molto, cioè lo considero una persona che mi ha insegnato due o tre cose che mi sono servite inizialmente per cominciare un percorso. Mi ha insegnato a fare i bilanci, che sembra una cosa da niente, ma è la cosa che ci ha salvato come San Gimignano prima e come Aert dopo. Nel senso che fare i bilanci significa farsi carico economicamente, ma anche culturalmente e artisticamente di quello che è il progetto che vuoi sviluppare. Cioè non delegarli ad altri, ma farli con tutte quelle che sono anche le capacità di mantenere separato il lavoro di palcoscenico dal lavoro di gestione dei bilanci. Che cosa vuol dire questo? Per esempio vuol dire che il regista non deve sapere mai qual è la disponibilità economica che ha per fare un progetto, non deve saperlo, cioè, tu sai che non glielo devi dire perché tu nella tua testa facendo un bilancio devi pensare che lui durante questo percorso può commettere degli errori, può aver bisogno all'ultimo momento di una luce diversa che si può trovare solo negli Stati Uniti, cioè, tutta una serie di cose che se tu non le hai previsti, dopo non sai poi come fare e ti sei costretto a costruire. Ecco, per me questo è stato determinante, sono stati 6 mesi splendidi nella soffitta di un albergo, non c'era niente in quella soffitta, il bagno era esterno. Avevo un'altra età, però sono stati fondamentali perché veramente mi hanno insegnato molto e vedo che anche quelli che non hanno, forse anche sono un po' più giovani di me, perché io forse anche lì credo di non essere stato il più giovane, anche quelli che hanno fatto quel corso con me sono tutte persone che ritrovo a fare questo lavoro in un modo, perché Fulvio, oltre ad avere la capacità di gestire la produzione aveva una cosa importante che era un forte senso etico sul lavoro, che vuol dire molto imparare da lui questo tipo di discorso. Allora, ritornando da questo corso e dopo questa esperienza del Terzo Teatro, mi sono posto questo problema. Io ho dentro di me la voglia e la curiosità per fare questo mestiere. Perché due cose sono indispensabili. Una è la passione, passione vera, quella che tu dici, la sento che mi viene dallo stomaco e mi sale fino alla bocca. Una è quella. L'altra è la curiosità. Perché uno, scemo qualunque, che non sa niente dell'opera di Pechino,
va a Pechino a vedere il Voice di una ragazza tedesca con cui non ha, che non conosceva, che gli è stata presentata da un'altra persona che ha fatto questo spettacolo, perché c'è qualcosa che ti muove, che è la curiosità. Cioè, è il fatto di dire non mi fermo a quello che mi offrono, io voglio cercare quello che gli altri non cercano. I direttori dei teatri aspettano sulla scrivania le proposte e poi scelgono, come vi ho detto prima, secondo un elenco che rispetta il ritmo dell'anno prima. Un giorno, se volete, possiamo fare anche un incontro in cui diciamo come si costruisce una programmazione, tutti gli anni possibilmente diversa, tenendo fermo due o tre cose che sono importanti. Oppure oggi pomeriggio. La seconda cosa è la curiosità. Tutti mi conoscono, tutti sanno chi sono, a Mosca, a Tel Aviv, in Argentina, a Santiago del Cile, in Messico, cioè non ci sono paesi che non, dove non sono andati, sono la Corea, il Vietnam, l'Indonesia e poco altro. Cioè, Stati Uniti ci sono stato, io vado ai festival e vado a cercare le cose per il mio festival. Non li compro le agenzie. In Emilia Romagna ci sono le migliori agenzie d'Italia. Tater, Modena International Music, quella di Azzi. Ci sono 5-6 agenzie che distribuiscono spettacoli di tutti. Io non compro gli spettacoli di agenzie. Io, dopo un periodo di 2-3 anni, ho smesso di comprare anche da Vernassa. Ma non perché non mi piace Vernassa. Vernassa è una persona adorabile. Lui e sua sorella sono due persone che quando li incontri... Però io voglio il rapporto diretto. A me interessa che l'artista capisca dove viene e perché ci viene. Perché è stato scelto, non perché. Allora, solo la curiosità ti può aiutare in queste cose. Non ci sono altre cose che ti possono aiutare. Passione, curiosità e l'altra... C'è un'altra parola, mi interessa. Ci arrivate? No. Sicuro? Secondo me viene naturale. Avere un sogno, ragazzi. Se c'hai un sogno dentro e se hai preso questo lavoro come un sogno che ti nutre, non è il sogno di Berlusconi e di impadronirsi dell'Italia. È il sogno di una persona che decide di mettersi a disposizione come strumento per realizzare un progetto. E questo credo che traspaia un po' da come si lavora, ma soprattutto traspare dalla passione, dalla curiosità che ci metto nel lavoro. Non so. Vogliamo parlare di artisti stranieri? In Italia sono venuti tanti artisti che sono venuti a Modena e quando tu gli dici che adesso possono venire a Bologna ti guardano sorridenti e ti dicono c'è da incontrare un pubblico nuovo, è come quello di Modena? No signore, non è come quello di Modena, però deve diventare come quello di Modena e questo è l'obiettivo che mi sono dato, l'obiettivo su cui... ho preso un impegno con la politica e con le fondazioni bancarie e l'obiettivo che ho di questi ultimo periodo di questo lavoro che ho ben in mente cosa deve essere e soprattutto ho delle relazioni come fare che non so come tenere agganciati a una... perché poi quando ascolti, non so, a me capita spesso di andare a vedere spettacoli di giovani artisti e io pago il biglietto per entrare. Perché non voglio che sappiano che sono andato a vederlo, non per altro. Perché se devo fare la mia segretaria, altro, mi danno due o tre biglietti, quello che vuoi. Io invece ci vado perché non desidero avere il biglietto omaggio, perché il biglietto omaggio, a parte che per loro è un mancato incasso, e vivono degli incassi, a parte questo, il biglietto omaggio è anche un modo per prendere un impegno nei loro confronti. E non è giusto prendere impegni nei confronti di persone con cui non sai ancora come ti vuoi comportare.
mi fermo mezzogiorno. Cosa dite? Ah, andiamo via fino alle 1:15. Ah, va bene. Facciamo una pausa così. Sì, facciamo una piccola pausa così mi bevo un po' d'acqua. Saluto quelli che conosco. Fu detto che i teatri nazionali sarebbero stati 3 o 4. Il dottor Nastasi, che sta lì da tanto tempo e che come me dovrebbe cambiare, nel senso che io dovrei smettere di fare il direttore dell'arte e lui il direttore del dipartimento, che però è un amico, cioè nel senso che se ho bisogno lo chiamo e lui mi risponde ancora, e ha detto che i teatri nazionali sarebbero stati pochissimi, ha parlato di 3, individuando anche i 3, cioè, soltanto che come vi dicevo prima la politica non si è adeguata, perché nei 3 non c'era. Tanti che stanno lavorando per far questo. Allora, ci sono due fattori importanti. Uno è il fatto che in Emilia Romagna esistono molte stabilità, cioè ci sono 4 centri di teatro ragazzi che potrebbero ambire a diventare TRIC, ci sono un centro di sperimentazione che è quello delle Albe che potrebbe ambire a diventare TRIC, e c'è lo stabile di Parma, perciò siamo piuttosto affollati. La cosa che è importante a questo punto è che ho fatto un tavolo con i colleghi direttori degli altri teatri stabili. Ed è venuto fuori chiaramente che il fatto che noi puntavamo a fare un TRIC avrebbe danneggiato uno di loro. Infatti loro sostengono tutti la candidatura dell'ERTA a Teatro Nazionale, perciò non è una cosa che è solo da tutto il sistema teatrale regionale tifa perché noi diventiamo Teatro Nazionale. Questo cosa significa? Che liberiamo un posto, io non credo che in Emilia possano essere più di 2 o 3 i TRIC. Allora liberiamo un posto per qualcun altro, no? Ha spinto ad andare dietro la politica su questo discorso qui, mantenendo sempre l'atteggiamento di quello che non gli cambia la vita, il fatto se diventi Teatro Nazionale o no. Ci sono tanti colleghi che invece ne fanno una questione di prestigio. Io credo che in questo momento il prestigio non si conquista mettendosi addosso un'etichetta, ma come vi ho spiegato prima nel lavoro quotidiano che viene fatto. L'idea di fare questo Teatro Nazionale era un foglio bianco, nel senso che noi avevamo sempre pensato che questo progetto doveva essere un progetto che era di TRIC, non di Teatro Nazionale. Perciò da quando abbiamo capito che sarebbe andata così, abbiamo cominciato a lavorarci. Diventare Teatro Nazionale per noi significa non avere più la disponibilità che abbiamo oggi, come vi dicevo prima, di circuitare con gli spettacoli e non poter più produrre spettacoli con le compagnie teatrali e non poter produrre più di un certo numero di spettacoli con le compagnie, con gli altri teatri di interesse pubblico o nazionale. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che noi perdiamo una delle cose più importanti di questi anni. Sperando sempre che non mi guardino, posso dirvi che noi abbiamo raggiunto il lavoro che abbiamo fatto grazie all'aiuto di tanti teatri che probabilmente
non avevano, aspettavano qualcuno che gli proponesse un progetto da realizzare. Abbiamo lavorato per molti anni col Teatro di Roma, abbiamo prodotto tutti gli spettacoli di Pippo Del Bono insieme a loro. 120 recite di produzione. Noi dobbiamo fare, a partire dal prossimo anno, 120 recite di produzione dove abbiamo la sede legale. Tra l'altro, questa cosa della sede legale è stata messa apposta per noi, per impedirci di fare domanda, perché pensavano che non avremmo mai potuto raggiungere questo obiettivo. Invece noi ce la possiamo fare, anzi siamo convinti che ce la facciamo. Se ci devono tenere fuori, devono tenerci fuori per la qualità artistica. E siccome sulla qualità artistica non abbiamo niente da imparare da nessuno, io mi auguro che questa volontà politica vada in porto e venga in qualche modo riconosciuta. Quest'anno noi abbiamo avuto un finanziamento dal Ministero di 1.920.000 euro, il secondo dopo il Piccolo Teatro di Milano. Questo grazie all'acquisizione che abbiamo fatto dell'Arena del Sole, dove gli enti territoriali hanno investito su questa acquisizione, diciamo tra Lega delle Cooperative, Fondazioni Bancarie e Comuni e Regioni, circa 6 milioni di euro, ci avviciniamo ai 6 milioni di euro. Allora voi capite che la nostra vita con questa acquisizione è completamente cambiata. Capite anche che se noi avessimo potuto dire che facevamo 120 recite non in sede, nel dove abbiamo la sede legale, per noi era una discesa raggiungere, perché 15.000 giornate lavorative le abbiamo già da anni. Tutte le condizioni ci sono, quello che mancava era proprio questo discorso, cioè che non possiamo più mettere insieme le due programmazioni. Anzi, le possiamo sommare, ma non per raggiungere il numero minimo che è 120 a partire dal 2016. Quest'anno è circa 80. Produzioni fatte e recitate dove hai la sede legale. Su questo ci sono stati delle frizioni, delle cose. L'ha voluto questo, l'ha voluto quell'altro per discutere. Io non sono uno che, secondo me, è l'unico. Quello che è stato il Ministero. Non è che posso dire che è stato il Teatro di Canicattì che ha voluto, siccome aveva un bacino d'utenza più grande del nostro, ha voluto mettere questa. Perciò penso che su questo decreto hanno giocato tante cose. Alla fine noi abbiamo deciso di fare un teatro di tipo nazionale. Vi leggo il sommario della relazione perché così capite anche come è impostato il ragionamento. Introduzione. Perché un teatro nazionale in Emilia Romagna? Perché c'è un motivo per cui l'Emilia Romagna ne ha diritto. L'Emilia Romagna è il terzo bacino di utenza per quello che riguarda la distribuzione teatrale, l'accoglienza delle compagnie in tutta la regione. I comuni hanno sempre investito, non da oggi, ma a partire dagli anni 70 in avanti, nel restauro dei teatri, nella messa a norma, in tutte quelle cose che era necessario fare per farli. E il teatro ha vissuto del fatto che comunque c'erano le piazze in Emilia-Romagna, e ci hanno vissuto anche le agenzie, ci hanno vissuto un po' tutti. Cioè, oggi, e noi abbiamo costruito un sistema regionale del teatro rispettoso di quelli che sono le competenze degli altri, senza mai sovrapporci né al privato né alla struttura di interesse pubblico. Per esempio, noi non viviamo come concorrente il fatto che Parma possa fare una domanda da Teatro Nazionale. Noi la viviamo come una cosa normale, si tratterà di vedere che chi deve decidere decida, cercando di fare. Probabilmente non ce la possono fare perché non hanno abbastanza finanziamenti da parte degli enti locali. Noi per fortuna abbiamo
bel finanziamento da parte degli enti soci, e allora il sistema l'Emilia Romagna penso che abbia diritto ad avere un sistema di, all'interno del sistema, un teatro nazionale che possa svolgere i compiti che ha un teatro nazionale. Allora, questa introduzione motiva il tema, poi ci sono le linee programmatiche della triennalità, per una linee programmatiche della triennalità per una stabilità dinamica. Progetto produttivo del 2015, 15 nuove produzioni e un festival internazionale. La drammaturgia del Novecento, per un teatro di commistione di linguaggi, struttura incarnata, poesia scenica e drammaturgia partecipata, nel solco della regia, del teatro di regia, l'internazionalità, le coproduzioni e il Festival Via 2005, poi le quattro riprese che facciamo, poi la scuola del teatro nazionale, scuola permanente di teatro, corso di alta formazione per attori. È la prima volta che la dico in pubblico, qui non è pubblico però. Formazione del pubblico, la scuola per lo spettatore, gli incontri con gli artisti, i laboratori, il cantiere Moline, di cui non vi ho parlato prima, però le Moline le ho trasformate in un cantiere. Strategia di comunicazione, il progetto fotografico, il sito dinamico, i nuovi media, streaming, i social network, eccetera, eccetera. Integrazione con le strutture, lo sviluppo delle reti, il rapporto con l'università. Scena solidale, perché non ve l'ho detto prima, ma da quando c'è stato il terremoto noi abbiamo un focus sul terremoto che tutti gli anni viene finanziato dalla regione con 100.000 euro e dal ministero quest'anno con 300.000 euro, e questo focus si svolge in tutti i comuni colpiti dal terremoto. Domani sera abbiamo la conclusione del progetto 2014 con l'invasione della città di Carpi insieme a 200 persone. Allora, questi sono praticamente l'indice di questo progetto. Allora, come vi ho detto, il sistema regionale chiede che questo progetto di teatro nazionale venga sostenuto e approvato. Non si può dire che la città di Modena è lontana, o la città di Bologna è lontana da Modena, o Modena è lontana da Bologna, in modo che non si può dire che questo sia un bacino unico. Noi sosteniamo che questo è un bacino unico, sosteniamo la mobilità non solo attraverso i mezzi privati, ma anche attraverso i mezzi pubblici. Abbiamo chiesto alla ferrovia regionale di istituire un treno che porta la gente a casa, sia verso Modena e Piacenza, sia verso la Romagna, alla fine degli spettacoli. Questo è un aiuto molto importante, perché spostarsi da Modena a Bologna dopo le 10:30 non c'è più niente, e questo è una cosa grave. L'altra cosa che facciamo, gli abbonati di Bologna possono prenotare gli spettacoli di Modena, e quelli di Modena possono prenotare quelli di Bologna, e mentre comprano il biglietto possono comprare anche lo spostamento. Cioè facciamo uno spostamento via terra, un pullman, sempre con quelli del trasporto regionale, da Modena a Bologna, organizzato con gli abbonati su un titolo per Modena e su un titolo per Bologna. Però quando vogliono andare possono chiedere di avere un trasporto che si vedrà in base all'accordo che abbiamo con un pullman di 15, con un pullman di 20, con il pullman che porta avanti e indietro le persone. Speriamo che i miei non la conoscono ancora questa cosa qui. Questo streaming mi fa del male. Noi per esempio quest'anno portiamo gli abbonati di Modena a vedere La Traviata fatta da Garella, partendo dalla Traviata e dalla Donna delle Camelie, uno spettacolo musical teatrale che faremo insieme all'ente lirico, al Teatro Comunale di Bologna, una coproduzione
e portiamo gli abbonati modenesi a vedere questo spettacolo e fa parte del loro abbonamento. Mentre portiamo quelli dell'Arena a Modena a vedere Tony Servillo, perché crediamo che sia un nome che può far spostare le persone, ma non lo spettacolo, il concerto che fa col fratello. Allora, da un lato noi abbiamo un bagaglio come modenesi che è radicato da molti anni e che ha fatto crescere l'ERT insieme alla città. Il principio da cui partiamo è questo, tanto che ci possiamo permettere di programmare nelle sale modenesi 120 recite di produzione diretta. Queste 120 recite ci permetteranno non solo il radicamento, ma permetteranno anche l'aumento del pubblico. Perché questo motivo? Perché la maggioranza di questi 120 recite saranno fatte, 90, al Teatro delle Passioni, dove sarà possibile vedere lo spettacolo come andare al cinema. Cioè, non è che devi scegliere che sei abbonato e se non vai quel giorno lì non puoi più andare a vedere lo spettacolo. Lo spettacolo sta 6 giorni a Modena e se tu in quei 6 giorni sei alla settimana bianca ti perdi lo spettacolo. Hai la possibilità di scegliere il giorno che ti fa più comodo perché lo spettacolo sta in piedi 3 settimane. Cambia anche il modo di fruizione, che in una città anche come Bari potrebbe essere molto interessante. Avere un piccolo spazio dove tu investi su produzioni piccole, ma che produzione di alta qualità e che ti mettono in condizione di avere un pubblico, le passioni sono sempre esaurite, e tenerle nel tempo aumenta il pubblico, perché c'è un sistema per far aumentare il pubblico che tutti i direttori conoscono ma che non usano, che è quello del passaparola. Passaparola comincia a funzionare l'anno successivo. C'è un artista che è piaciuto, l'anno successivo attraverso il passaparola di aver sentito magari porta qualche spettatore in più. Invece noi, siccome parliamo di radicamento su quel territorio, noi facciamo 3 settimane a Bologna delle nostre a Modena delle nostre produzioni e abbiamo quest'anno cominciato nella sala Thierry Salmon dell'Arena del Sole, che contiene 200 posti, a programmare 2 settimane degli spettacoli di nostra produzione. Se voi capite che siamo già a 5 settimane, cioè per arrivare agli 8 settimane che ci diamo l'obiettivo di fare, noi cercheremo di trovare teatri delle regioni che sono interessati a quel tipo di produzione lì, che sarà una produzione molto contemporanea, non mi nascondo. Perciò noi pensiamo che nascono delle produzioni ad hoc per quello spazio che faranno 2 mesi di tenuta, più un mese di prove vuol dire che offriamo alle persone 3 mesi di lavoro e non ci impegniamo a una circuitazione al di fuori della regione Emilia-Romagna. Questo mi sembra molto importante per noi, ma veramente importante. Poi Bologna diventa città metropolitana, perciò vuol dire che Bologna, il bacino di utenza di Bologna arriva fino al confine con Modena. Cioè, non possono dire che noi, perché di fatto l'Emilia Romagna ha sempre funzionato come un luogo dove la gente si sposta per andare a vedere gli spettacoli. Quest'anno ho scoperto che tra gli abbonati dello Storchi c'erano almeno 15 persone che venivano da Bologna. Allora questo ti dice che la gente poi ne approfitta per fare anche altre cose, cioè magari per andare una sera a cena fuori. Comunque, io credo che lo scenario che si va a determinare, lo dichiaro esplicitamente, tralascio tutte le cose che... lo scenario che si va a determinare è uno scenario di una struttura che produttiva che attraverso la gestione di questi due poli può permettere di le lunghe teniture, che sono l'obiettivo, le cose più importanti li vogliamo, l'investimento più grosso lo vogliamo fare su queste cose. C'è un altro fattore, che noi allegheremo a questo progetto un nuovo progetto del Teatro delle Passioni che il Comune di Modena mi ha mandato ieri e che prevede 3 sale.
una da 400, una da 150 e una da 100. Prevede un ristorante, prevede un bar, cose di cui abbiamo sofferto moltissimo in questi anni, prevede una sala conferenze, prevede lo spazio per la scuola, prevede tutta una serie di cose che faranno cultura teatrale. Non è che lì si consuma solo, lì si crea. Cioè, questo è importante. Quello che in questo momento mi preoccupa di più è spostare il discorso della creazione anche su Bologna, cioè dove comunque credo che la circolazione degli artisti sia una delle cose più importanti, altrimenti è il deserto, ragazzi. Non, i teatri sono vuoti e spesso c'è tanta gente che sta per strada o in cantina a provare perché non gli vengono dati gli spazi. Allora, diciamo, naturalmente noi approfittiamo del fatto che abbiamo due istituzioni, una è l'Università di Bologna col corso dello spettacolo e un'altra è l'Università di Modena con la quale abbiamo negli anni trattato e c'è un insegnamento che è legato alla storia del teatro e al teatro contemporaneo per poche ore, però è un insegnamento importante, tutti gli anni io vado da loro e spiego le motivazioni dei progetti, delle cose che facciamo, cioè di tutto questo. Poi, naturalmente, abbiamo anche altri 12 teatri in gestione e questo vuol dire che sul piano regionale siamo abbastanza disseminati, andiamo da Cattolica fino al nord della regione. Questo sistema di gestione dei teatri, noi dichiariamo da subito che siamo disponibili a rinunciarlo, a rinunciarci perché è giusto che dopo tanti anni in una regione come Modena che ha tanto spettacolo, programma tanti titoli, ci sia un circuito teatrale. Oh, c'è la pluripremiata! La pluripremiata! Ma cosa sei venuto a fare? Tu hai preso già tutti i premi, non hai bisogno di niente. Dopo mi dai un bacio. Cosa stavo dicendo? Ah sì, ci sarà la nascita di un circuito che adesso c'è solo per la danza, diventerà un circuito per tutte e tre i linguaggi, musica, teatro e danza, che prenderà in eredità i nostri teatri che noi gestiamo, di cui noi ci alleggeriamo. Anche volentieri, perché comunque la gestione di questi teatri, da quando i comuni sono entrati in crisi, non si presenta più a pareggio, cioè si presenta con un deficit che noi abbiamo sostenuto per diversi anni e che oggi, se riusciamo a liberarcene, naturalmente è una cosa che ci aiuta, perché abbiamo bisogno di forze importanti per l'altra che diventa la nostra missione, che è quella di un teatro che ha a che fare con un territorio e che deve produrre che cosa? Il nostro lavoro di produzione, la nostra candidatura è esclusivamente per produzioni di teatro contemporaneo, di autore vivente o di autore vivente non solo italiano, ma abbiamo commissionato già due testi, uno a un autore kosovaro che ho conosciuto l'anno scorso e che farà un lavoro sulla integrazione culturale tra le varie etnie, non solo della Jugoslavia ma in generale, che si chiama Nezirai, e poi uno l'abbiamo commissionato invece a un autore molto famoso, di cui non posso dire il nome, israeliano, su un tema che voi potete immaginare qual è. Allora, queste commissioni, a parte che si devono nutrire di una struttura che, come vi dicevo prima, comprenda anche un drammaturgo, perché a questo punto, affidando delle cose a degli stranieri per scrivere, ci vuole un percorso che sia un percorso anche di adattamento di questo lavoro al nostro pubblico. Perciò riteniamo importante, e lo dico anche qui, sviluppare un discorso di continuità con una persona giovane
che viene da noi e fa per noi il lavoro di drammaturgia. Non sicuramente, non possiamo permetterci di una persona a tempo indeterminato, però cominciamo un percorso anche lì. Credo che sia importante, perché se si vuole modificare la struttura del teatro in tutta Europa, dove voi andate, ma soprattutto in Germania, il drammaturgo è una figura indispensabile. Cioè dire, non prenderemo sicuramente un autore conosciuto, di cui magari allesteremo qualcosa, però quella è. Le linee programmatiche del triennio 2015-2017. Come vi dicevo prima, per una stabilità dinamica. Probabilmente qui abbiamo preso anche qualche citazione, citiamo la Mouskine, dopo aver citato in questi anni Brecht, tanti altri, questo è il momento suo per noi. L'utopia, che cos'è l'utopia? Il possibile non ancora realizzato. Noi stiamo cercando di realizzare qualcosa che pensiamo non sia mai stato realizzato fino adesso. Non vogliamo fare un doppione degli altri teatri nazionali, ma vogliamo fare un teatro nazionale che ha una caratteristica specifica che è dell'Emilia Romagna, cioè la contemporaneità, il lavoro su tutto il secondo Novecento, eccetera, eccetera. Questo è il lavoro che noi pensiamo di fare. Ancora ribadiamo il lavoro con la città, il fatto che il teatro deve diventare anche un luogo di salute pubblica, dove le visioni che portano alla creazione diventano concrete e dove la gestione, l'acquisizione delle capacità artistiche diventano collettive, cioè dire, un teatro che non espone soltanto spettacoli, ma che rafforza il processo produttivo. Questa è un'altra delle caratteristiche che vogliamo mettere proprio al centro del lavoro. Perché effettivamente non è detto che bisogna sempre concludere le cose facendo uno spettacolo. Ci sono molte altre cose. C'è un mondo sul territorio che aspetta solo che tu lo risvegli. Faccio un esempio, che è quello delle scuole. Le scuole vengono portate a teatro come vengono portate in tutti gli altri posti. Le scuole non scelgono mai di venire a vedere a teatro. Noi non facciamo mai teatro per le scuole in orario di lavoro, di scuola. Non va bene. Cioè, la gente è obbligata e si muove. Dario Fo diceva che si muovevano come mandrie che andavano a mangiare qualcosa che poi magari alla fine non gli piaceva neanche. Perciò non facciamo teatro per le scuole in orario di lezione, ma facciamo orario di spettacolo per le scuole in orario pomeridiano, e abbiamo cominciato da poco ad aprire queste recite, che principalmente vedono un pubblico scolastico, a un pubblico con problemi di mobilità, che è un'altra cosa che abbiamo imparato in Europa. Stando in Europa tu impari che i governi seri valutano i progetti non sulla base di quello che uno scrive, ma anche dai risultati che raggiunge. Cioè, perché tra i nostri partner, ve ne cito due, uno il francese e l'altro lo svedese. Il partner francese ha avuto un richiamo dal comitato di controllo regionale dei finanziamenti pubblici, perché tra il pubblico che loro esponevano, che andava a vedere i loro spettacoli, la classe operaia non era rappresentata. Perciò voglio vedere quando in Italia arriverà una cosa così, e nei sogni di tutti i direttori dei teatri italiani naturalmente, perciò spero che spingeranno perché venga valutato anche questo. L'altra, invece, la Svezia, il teatro di Göteborg ha avuto un richiamo dalla municipalità perché la quantità di extracomunitari che vanno a teatro è troppo bassa. Da noi gli extracomunitari vengono i ragazzi che vanno a scuola.
le scuole superiori non vengono mai la gente. Allora, cominciare a pensare anche che c'è un problema di questo tipo è il compito di un teatro nazionale, secondo noi. Perciò lavoreremo molto per creare queste cose, questo tipo di discorso. Pensiamo che un teatro nazionale come il nostro possa rafforzare la sua funzione come baricentro rispetto a tutto quello che succede in regione. Abbiamo l'obiettivo, e anche ci misuriamo queste cose con un'utopia, che è quella di far diventare questo teatro un teatro europeo, non per il nome ma per come si comporta. Tutte queste cose qui ci spingono a dire che siamo fieri di svolgere un ruolo pubblico costruito negli anni e onorato fino ad oggi, e in questo modo, con un atteggiamento sempre plurale, articolato, con uno sguardo sempre positivo all'innovazione, con un forte legame alla tradizione, che però non è rappresentata dalle nostre produzioni. Sono anni ormai che non facciamo teatro di repertorio, repertorio inteso come Molière piuttosto che Goldoni, piuttosto che Shakespeare, facciamo, quando lavoriamo su un classico come Goldoni, lavoriamo con la mano di Antonio Latella, che ne fa un'altra cosa. Naturalmente noi consideriamo il nostro piccolo festival come uno dei più interessanti d'Italia. Abbiamo fatto pedagogia teatrale in tutti questi anni perché abbiamo sempre fatto corsi di alta formazione. Oggi ci costringono a fare la formazione di base, ma noi non rinunciamo all'alta formazione. Poi vi dico anche perché. Infatti ho scritto: i nuovi ordinamenti istituzionali sulle scuole li affrontiamo con il senso della responsabilità di chi ha sempre detto che la formazione in Italia è fatta male e da troppe persone. Per essere chiari, il percorso sarà quello di trovare nuove vie per percorrere una formazione di tipo diverso. Bene, allora, questi sono i presupposti di partenza. Allora, la stabilità dinamica non significa per noi asserragliarsi in una situazione immobile, bensì rafforzare la capacità di contaminazione culturale e artistica che motiva la creazione di un teatro nazionale e che gli dà senso come punto di riferimento per la stretta e feconda relazione tra tradizione e ricerca. Intersecare i linguaggi e i mondi poetici, ma anche le generazioni e le estrazioni culturali, è un tratto distintivo della nostra cultura, del nostro modo di lavorare, che ci permette di mantenere una continuità di relazioni con i registi, gli attori e i drammaturghi coinvolti, andando però sempre alla ricerca di nuovi attraversamenti che possono essere disorientanti e che richiedono da parte nostra il mettersi in discussione davvero, di mettersi in gioco per continuare a tenere la barra verso una nuova fruibilità teatrale. Questo per cercare anche degli approdi che non siano approdi semplici, ma per cercare degli approdi che sia diverso. Poi parlo della regia, delle opere, per il risparmio, perché queste qui sono proprio scritte per loro. Questa è l'altra cosa. La riflessione sulla produzione di una nuova drammaturgia non si ferma agli atteggiamenti di accompagnamento, ma è destinata a condurre lontano, verso l'accompagnamento in pianta stabile, di figure di carattere autoriale. Ma ancor più ci interessa mettere a fuoco e realizzare questo aspetto sotto il profilo di un drammaturgo, come anima artista di tutto l'intervento che ART farà in questo settore. Diventa il centro e il momento di confronto tra gli autori a cui commissioniamo le cose e il passo successivo, che è quello della regia che dovrà realizzare queste cose. Poi c'è un percorso che si rifà a Tessin Salmon, che creeremo insieme
a Renata Molinari, che in questo settore è assolutamente la più importante. E poi, come vi dicevo, c'è questa scuola e c'è questo corso di alta formazione di Latella. Questo corso di alta formazione di Latella, che nel primo anno è dedicato ai padri, è un corso a cui noi invitiamo 15 attori che saranno selezionati, il bando uscirà nel mese di febbraio, invitiamo 15 attori che saranno selezionati da Antonio a giugno del 2015 e che poi cominceranno il percorso nell'autunno. Il percorso si svolgerà in due momenti, il primo di due mesi di introduzione, il secondo di costruzione di 8 spettacoli diversi, nella seconda parte che parte da gennaio e finisce nel mese di aprile. Cosa vuol dire? Che a partire da marzo del 2015 le passioni vengono date alla Tella e lui prepara con questi 15 attori 8 spettacoli sulle figure del padre che saranno in stagione per due mesi al Teatro delle Passioni. Per questo diciamo che il lavoro sulla stabilità non può partire dagli attori che già non ne possono più, diciamo, ma deve partire dai premiati, dagli attori giovani che possono permettere di costruire sul campo una professionalità che poi possono spendere in giro per il mondo. Perché oggi non è più un problema di costruire un attore che sia capace di lavorare in Italia, ma è necessario costruire un attore che sia capace di lavorare nel mondo. Io credo fermamente che tra le materie che metteremo in questa scuola di base ci sarà sicuramente l'inglese e molti dei docenti verranno dall'estero a fare, d'altronde se non facciamo questo noi chi lo fa? Chi non ha rapporti con l'estero? No. Allora, sicuramente continuiamo la strada di Castri con Marco e con Latea, che sono stati gli ultimi suoi allievi. Sicuramente continuiamo, ricomponiamo la compagnia di Leo De Bernardinis. Non per niente gli abbiamo dedicato la sala più importante di Bologna, che è l'Arena del Sole, con grande contrasto con una parte della città che vede questa cosa come una violazione di... che c'erano gente prima di Leo De Bernardinis a cui dedicare una sala. Io non mi sono preoccupato di tutto questo. Perciò nella produzione, nel progetto triennale, manterremo annualmente lavori con gli allievi di Castri. Cominciamo quest'anno un progetto con Vetrani Rendisi, cominciamo un progetto il prossimo anno con Bucci e con la Elena Bucci e Sgrosso, che coinvolgono anche altri attori. E poi, nell'ultimo anno del 2017, la vecchia compagnia di Leo faranno uno spettacolo tutti insieme, che insieme a Dostoevskij è l'altra cosa a cui tengo prima di smettere. Perciò anche questo, come vedete, è verso un obiettivo che deve essere un teatro popolare, ma che sia radicato nel luogo dove lavora. Allora, siccome Pippo Del Bono non potrà più girare in Italia, abbiamo studiato con lui un progetto sul Vangelo, il comunismo e la religione, che produciamo con delle strutture europee e non europee. Allora, il progetto comincia quest'estate con un lavoro di due settimane in un luogo da definire in Italia, spero la Puglia, e continua in autunno, in agosto, a San Pietroburgo, dove fa due settimane di lavoro e tre giorni di presentazione dello studio, poi va a Zagabria, dove debutta il 10 di dicembre del 2015 e approderà in Italia a partire da gennaio del 2016. Prima di venire in Italia lui creerà
insieme al Teatro Duvidi, che è detto dall'ex assessore di Avignone, uno spettacolo, perché sia a San Pietroburgo che a Zagabria lo fa con l'orchestra. L'orchestra, il coro, con i cantanti e i suoi attori, creerà lo spettacolo senza l'orchestra, con i suoi attori e basta. Durante le feste di Natale starà lì e metterà in scena lo spettacolo. Durante il lavoro che farà a San Pietroburgo e in Croazia, lui riprenderà con la sua telecamera, che porta sempre insieme tutto quello che succede, che poi la scenografia sarà composta da proiezioni che avvengono in tutta la sala, non soltanto sul palcoscenico. Questo è quello che lo voglio vedere, ma intanto questo è quello che mi ha detto. Poi Del Bono presenterà lo spettacolo a Bologna Modena nei Teatri Lirici, cioè lo farà al Comunale di Bologna all'inizio di febbraio, in versione con l'orchestra, col coro e con i cantanti. Poi farà questa versione ancora a Parigi, all'Opera Comique, e poi farà questa versione a Liegi, al Teatro Lirico di Liegi, a Genova, e vediamo se riusciamo a portarla anche a Napoli. Mentre l'edizione teatrale la farà al Teatro Argentina, a Roma, poi nell'autunno successivo al Piccolo di Milano, ma noi non riusciamo più a venderlo questo spettacolo, perché abbiamo un numero di spettacoli, tanti altri spettacoli, e non possiamo puntare. Noi puntiamo a vendere i nostri spettacoli all'estero, cioè senza più legami, senza più dover rendicontare al Ministero quello che facciamo, cioè perché lo svolgiamo fuori dall'Italia, cose che loro non finanziano. E questo è il succo proprio, quello che glielo diciamo esplicitamente a un certo punto. Allora, Del Bono, poi c'è un'altra cosa che credo sia importante per noi, è continuare il lavoro con i registi stranieri. Nel triennio faremo il primo, nel 2016, a gennaio del 2016 faremo un nuovo spettacolo con Pascal Rambert, di cui abbiamo fatto Clôture de l'amour. Lui ha scritto un nuovo testo, scritto da lui, che si chiama Repetition, e che noi faremo in Italia con 4 attori, e che parla del rapporto uomo-donna, del rapporto tra di loro. Uno spettacolo che ho visto la settimana scorsa, anzi no, venerdì scorso, no, martedì a Parigi, poi sono venuto in Italia con lui, che lui veniva a provare, a incontrare degli attori, e che abbiamo messo in pista. Di questo spettacolo noi faremo l'edizione francese al Festival, e poi faremo l'edizione italiana in stagione successivamente. Perciò sì, questa è la parte che riguarda le produzioni che abbiamo già deciso. Poi lavoreremo con alcune compagnie, facendo rinunciare alle compagnie il rapporto col Ministero. Ci sono delle compagnie che si stanno orientando a non avere più rapporti col Ministero. Loro possono essere interlocutori per noi, perché non ci vietano di produrre, perciò faremo a febbraio del 2016 una produzione con Meno 20, che sarà uno spettacolo sulla moda, diciamo. Poi faremo questo spettacolo con l'Opera di Pechino, di cui vi ho parlato. Vedete, diversificazioni, tempi brevi, poche recite, e poi abbandonare, mettere in campo tante cose. Faremo un Bernard con la regia di Pietro Babina, faremo un con Leonardo Capuano, Francesca Mazza e Renata Palmignello, Ritte de Nevos. Poi abbiamo un progetto a lunghissimo tempo che si svilupperà lungo tutti i 3 anni
con un artista di cui io non so pronunciare il nome, che si chiama Snejanka Mihailova, bulgara, che è stata in Italia per molti anni, una persona che lavora sull'accumulo, fa nel cantiere Moline 3 mesi di lavoro e poi nel 2000, all'inizio, al festival del 2017, presenta il loro lavoro. Poi abbiamo commissionato, quello che vi ho detto prima, a Nezirai la scrittura di un testo, a Keret, che è lo israeliano, un testo, a Federico Bellini un testo, a Linda D'Alisi un testo, al Vladimir Sorokin un testo e a Cesare Lievi un testo da fare in questi 3 anni. Perciò abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6 autori che 2 all'anno saranno prodotti, autori viventi, anche il povero che adesso fa Ronconi, Massini, noi l'abbiamo prodotto con la regia di Gassman e adesso sta girando. Poi faremo uno spettacolo prodotto da 2 spettacoli prodotti da Ert, il primo senza le albe ma con Ermanno Montanari e i suoi musicisti, che si chiama Lus e che debutta a gennaio, e sarà uno spettacolo di recitazione e canzoni. I musicisti sono Ceccarelli e Roccato. Poi faremo la produzione che vi ho detto prima con Garella sull'opera, sulla Traviata, la produzione di cui vi ho parlato prima di La Tella su Veronica Voss, e che poi dopo aver fatto Modena e Bologna, debutta Modena il 7 maggio, viene ripreso a Bologna nell'autunno, poi va a Rennes, Liegi, Berlino, a Zagabria, tutti i luoghi, con Isabella Ferrari, una produzione importante che facciamo all'interno del progetto Prospero. Poi abbiamo, come vi ho detto, Eterna Randisi, e poi abbiamo un'altra coproduzione internazionale che mi ha sorpreso moltissimo, perché è veramente una cosa meravigliosa, non credevo mai che i nostri attori potessero fare una cosa del genere. Negli ultimi 3 anni abbiamo fatto 3 periodi di scuola a cui hanno partecipato persone diverse. Noi abbiamo una relazione forte con la Georgia, intesa come nazione, non come persona, con un regista che si chiama Levan. Con lui abbiamo deciso di fare una coproduzione con attori italiani e attori georgiani. Questa produzione non ha l'ambizione di essere un capolavoro, però ho visto il primo studio che è stato fatto al Festival di Tbilisi in ottobre e devo dire che sono rimasto sbalordito dalla bellezza del lavoro degli attori, perché questi ragazzi della nostra scuola che lui ha scelto tra tutti non faranno mai in Italia uno spettacolo così, non troveranno mai un regista che gli mette in mano un testo così impegnativo per poterlo fare, perché in Italia non si investe sul giovane, mentre questo che non li conosceva ha fatto come protagonista uno degli attori e io sono rimasto sbalordito dalla capacità che tutte e 4 hanno. Allora, è uno spettacolo con 8 attori che ha già una tournée in Russia, in Bulgaria, in Azerbaigian, cioè una tournée che avviene nei periodi in cui loro sono liberi dagli impegni italiani, cioè loro non smettono di fare il loro lavoro, chi allo stabile di Torino, chi con noi, chi con altri, ma nel periodo estate in cui sono liberi riprendono lo spettacolo a Modena in autunno per 3 settimane insieme a Giorgiani, e poi dopo la prossima estate, durante l'estate del 2015, fanno una tournée per i festival, perché i direttori dei festival hanno visto lo studio e l'hanno invitato. Abbiamo speso per fare questa produzione 18.000 euro. Cioè, questo significa che cose di un certo tipo si possono fare anche se non ci sono i soldi, basta avere un po' di idee. Di Babina vi ho già detto, poi produciamo lo spettacolo con molta gioia
di un pugliese cieco, così lo sapete, una persona con cui mi diverto un casino, e lui fa uno spettacolo sulla prima guerra mondiale che verrà provato a Bologna nel mese di giugno e che debutterà al Festival Vie Bernardi Casolare. Farà Modena, farà Bologna, farà Cesena, tutti per lungo tempo, e poi dal 1 gennaio del 2016 lo spettacolo rimane di sua proprietà. Così noi non abbiamo, lui può farlo girare e noi non possiamo farlo girare. Basta, direi che questi sono quelli del 2015 e qualcuno già del 2016. Poi, che dire, la drammaturgia del Novecento, come vi ho detto, è dentro questo progetto. Per quello che riguarda, facciamo qualche pinter, sparso qui e là, poi abbiamo una compagnia di persone con handicap, cioè che si chiama Arte e Salute. Loro hanno fatto fino adesso una decina di spettacoli, il regista è Nanni Garella. Loro diventano il gruppo, insieme a quelli di Del Bono e a quelli di Longhi, il gruppo che è stabile all'ERT. Cioè sono praticamente 10, 20, 12, 22, 22 più 12, fanno 34 attori che hanno un contratto con noi che comprende l'annualità. Cioè perciò anche questo... Sono tutti attori che però guadagnano che cifre? Diciamocele, non più di 90 euro, fermo già da 2 anni, quest'anno speriamo di potergli dare 10 euro in più, e i registi non guadagnano più di tra i 10 e i 15 mila euro per fare le regie. Le scene sono più ridotte possibile, l'importante è quello che dicono e come lo fanno. Come vi ho detto, Arte e Salute e il Marasade che hanno fatto, sono stati invitati a Pechino quest'estate, al Festival di Pechino, sono stati invitati al Festival di Barcellona, sono stati invitati al Festival di Teheran con un altro spettacolo che si chiama La Classe. Allora, non erano mai usciti da Bologna, hanno fatto 2 settimane al Teatro dell'Elfo, tutte le serie esaurito. Allora, mi chiedo perché questo? Perché chi gestiva le loro prima aveva l'arroganza di quello che non si fa voler bene. L'arroganza in teatro non paga. Quello che paga in teatro è quello che vi dicevo prima, è costruire la relazione, costruire... Cioè, c'è gente che... di attori italiani che quando vanno in certi posti il pubblico non lo conosce. Elio De Capitani, che io giudico una persona di grande intelligenza, un ottimo attore, ha a Modena un pubblico che viene a vedere gli spettacoli perché c'è lui. Allora, questo significa aver investito sul pubblico. Elio De Capitani, piuttosto che andare a fare Morto di un commesso viaggiatore da un'altra parte, ha scelto di venire in un teatro dell'Erta. Allora, tutto questo significa essere continuamente con le antenne accese. Tornando al progetto, vi ho detto di quello, quali sono i progetti per gli anni successivi? Ve li dico subito. Abbiamo fatto già una produzione che ha debuttato ad Amiens, io sono il vento di Foss, con la regia di Lucas M. Bleb, che è un regista tedesco che abita a Parigi e che ha diretto tanti spettacoli, e questa produzione adesso viene allestita con attori italiani a Bologna e debutta il 3 di marzo a Bologna, dopo fa tutto il mese di marzo recite, perciò cominciano alla fine di gennaio, lavorano in preparazione tutto il mese di febbraio, poi fanno marzo tutto di recite e poi viene messa in un cassetto. Cioè, se sarà ripresa ancora a Modena. Clôture de l'amour è uno spettacolo che mi ha fatto 3 anni fa e a Modena per 3 volte ha fatto 2 settimane alla volta, cioè non un giorno, ma cioè vuol dire 12, 24, 36 recite, sempre pieno. Allora, questo vuol dire, dipende anche da come viene uno spettacolo. Se uno, non so, César Brico, i fratelli Karamazov,
A Modena ha fatto qualcosa come 32-33 recite anche lui. Allora, cosa vuol dire? Vuol dire che il passaparola funziona e che quando tornano la gente o lo va a rivedere oppure si ferma a lavorare, lo dice ad altri che vengono e costruiscono il nuovo pubblico. Non so, poi alcuni di questi artisti fanno gli scenografi e i costumisti per spettacoli di altri registi. Far parlare anche loro, cioè Nazirai è venuto al festival, siccome lui scrive un testo per noi, dobbiamo trovare un regista. Ha incontrato sia Babina che Vetrani Arrandisi, si sono trovati bene. Allora, nel momento in cui il testo sarà pronto, i primi interlocutori sono... Allora, tutto questo mettere insieme fa parte di un meccanismo che secondo me è molto molto importante. Poi, sempre con le albe, ieri abbiamo deciso che facciamo un testo coprodotto nel 2017 con la regia di Marco, un festival che va nella direzione della musica, cioè dove la musica ha una... Io penso che sarà una cosa legata a Brecht, però non mi voglio pronunciare, lui ci vuol pensare, cioè, che ci pensi, è la prima volta che facciamo uno spettacolo in coproduzione. Non l'abbiamo mai fatto in questi anni perché non abbiamo mai voluto sporcare i loro bordereau, perché questa è un'altra cosa dei gruppi giovani. Cioè, delle volte della gente ti dà 2 euro e poi pretende che tu gli dai 20-30 bordereau. Cioè, allora, sono cose che in un sistema che parte con dei rapporti sani non si fanno, cioè non si possono fare, cioè perché sono completamente sbagliate. Cioè, con loro faremo un'altra regia di Latella nel 2017, nel 2017 un autore americano, poi faremo 2 spettacoli con registi stranieri, ve ne posso dire solo uno, che è Necrosius, con cui faremo un autore americano contemporaneo. E poi ce ne sono altri 1000, però non vi voglio annoiare, però noi usiamo le passioni, usiamo le moline come incubatore, come cantiere. La gente va lì, prepara delle cose, io li vado a vedere, alla fine decidiamo se fanno parte della nostra squadra oppure no. Perciò non chiudiamo niente. Poi abbiamo invece le passioni, che è un posto dove gli attori vengono, fanno il loro, i registi vengono, fanno il loro spettacolo, stanno per molto tempo, dopo lo portano a Bologna, un po' in regione e poi si ricomincia da capo. Cioè, credo che questo sia un sistema che da un lato porta un abbassamento drastico dei costi, perché la gente che lavorerà con noi o guadagna poco, oppure si paga quando lo sta a Modena. Noi non siamo in grado di lavorare con delle persone che sono un costo per venire a Modena. Sono un costo di viaggio, ok, ma non siamo in grado di mantenere a Modena artisti per 3 mesi in ospitalità, vitto e alloggio. Cioè, non è, costa troppo, non possiamo farlo. Lo spettacolo di Bernardo Casolare si chiama La prima non si scorda mai. Ah, poi ecco, abbiamo un progetto anche con Babilonia Teatri, insieme allo Stabile del Veneto, che produciamo noi, il Veneto, e loro come compagnie ne fanno un altro, e questo che fanno con noi non gira, viene, fa solo Padova, Venezia, Bologna e Modena, che debutterà anche questo al Festival Vie. Questi sono un po' le cose, perciò vedete, tra... Sì, cioè è una... Ah, ecco, mi sono dimenticato la cosa più costosa di tutti. Il gruppo che lavora con l'OMI, che ha fatto il Ratto d'Europa, un progetto che avevamo coprodotto insieme al Teatro di Roma, fa quest'anno un progetto sulla Grande Guerra e comincia a gennaio e finisce a dicembre. Carissimi padri, Almanacco della Grande Pace, 1915-1918,
è uno spettacolo che parlerà di economia, perché se arriva la guerra, quali sono i momenti che hanno portato l'economia a sentire la necessità di fare una guerra. Sono un gruppo di lavoro di 10 attori, di un assistente alla regia, un regista che lavora con noi tutto l'anno, lavorano nelle scuole, hanno chiesto a Paolo Di Paolo, il romanziere, di scrivere con loro la drammaturgia. Lo spettacolo finale debutta a Modena a dicembre e poi sta a Modena e lo teniamo al Teatro Storchi e facciamo 2 settimane, perché con questo spettacolo riusciamo a fare un lavoro grosso nel territorio. Coinvolgiamo 60 associazioni che lavorano a Modena, 50 classi delle scuole medie superiori, e questi si fanno un culo dalla mattina alla sera, diciamocelo chiaramente. E credo che sì, sia il testo invece che facciamo con Cesare Lievi, è un testo scritto da lui, si intitola Soap Opera, la protagonista è la Glatea Ranzi, con altre tre, tutta al femminile, con altre tre attrici, è coprodotto con lo Stabile di Bolzano e lo faremo tutto il mese di novembre a Modena, un mese intero lo teniamo, a vedere come funziona, con un nome più importante, se il nome porta più anche noi tentiamo delle cose, cioè dire, cerchiamo di portare un contributo allo sviluppo dell'attività teatrale in quel territorio lì. Il Ratto d'Europa, quando l'abbiamo fatto l'anno scorso, 2 anni fa in aprile, ha fatto 10 recite dallo Storchi con una media di 500 persone a sera, quando noi, i nostri abbonati, non superano i 3.500. Allora anche questo è un'altra delle cose che crediamo giusto che venga fatto in un territorio così. De Rosa, che quest'anno ha fatto il Falstaff, farà nel triennio la Fedra di Seneca con la Laura Marinoni. Allora, la Laura Marinoni in questo momento con noi ha 4 spettacoli. Allora, cosa vuol dire? Che è giustamente accetta di prendere meno per fare lo spettacolo con i malati, perché poi guadagna in altre cose. Allora, questo vuol dire costruire un rapporto con gli artisti. La Laura Marinoni a Modena ha una casa dove quando viene va a cedere, perché passa una parte importante della sua vita a provare in città. Noi abbiamo anche questo, per esempio, tutto quello che riguarda il mondo romano. Io sinceramente non ne condivido mezza. Tutta questa gente che si parte dal proprio territorio per andare a fare lettore a Roma e poi finisce in posti, in luoghi, a fare delle cose che non hanno niente a che vedere con l'attore. Sì, scusatemi, ma io alle modenesi non l'ho mai condiviso, non l'ho mai consigliato. Quando mi dicevano vado a Roma per vedere, stai attenta. Il teatro, un'altra cosa che odio è la gente che fa lavorare i propri parenti nello spettacolo. Come lei che adesso si sposa non deve più lavorare con lui, perché le famiglie sono la cosa più brutta della vita, nel senso che comunque le famiglie arrivano a dei compromessi che gli altri non fanno, e questo vale sia sul piano organizzativo. Io non lavorerei mai, mio padre faceva l'agricoltore, però io non lavorerei mai in un posto con mia moglie o con mia figlia. Mia figlia fa la giornalista, però lavora a Milano. Per anni mi ha chiesto di lavorare, di fare l'ufficio stampa dell'ERP, perché ha condiviso tutto questo mio percorso, però gli ho sempre detto non se ne parla e non scambio neanche adesso che me ne vado. Mia figlia non è che entra come ufficio stampa dell'ERP perché il padre smette come si fa in banca.
che il padre va in pensione e la banca gli assumeva il figlio fino a poco tempo fa. Oggi credo che sia, i figli si costruiscono il loro percorso e noi siamo qui per aiutarli. Non è che pensiamo che... Sì, io ho visto ultimamente uno spettacolo che io ho fatto molti anni fa, che erano tutti i miei figli, che devo dire, l'ho visto fatto da una famiglia di teatro, una famiglia che si definisce una famiglia di teatro. Il padre è il protagonista, quello che da noi aveva fatto Orsini, bravo, un attore ottimo, che potrebbe fare con Umberto Orsini uno spettacolo, e Lavia, tutte e tre insieme, potrebbero fare uno spettacolo straordinario. La moglie non è mai stata buona di fare teatro, il figlio era imbarazzante. Allora voi capite perché uno dice il teatro commerciale è un'altra cosa. È un'altra cosa perché si basa su dei criteri che non sono condivisibili. Non puoi condividere. Cioè, se Mauri mi dicesse Mauri, Branciaroli, Orsini e Lavia fanno uno spettacolo insieme, per me a Modena possono stare anche due mesi, non vedo problema. Cioè, per me è una cosa, certo che lo facciamo, ma se ognuno di loro deve mantenere 10 persone, no, scusate, ma non è possibile che 10 persone abbiano la stessa qualità del primo attore. Allora, con Umberto abbiamo lavorato insieme per 12 anni, perciò sono più generoso, ma con gli altri sono irremovibili. Io non posso pensare che nei nostri teatri stiano in programmazione degli spettacoli e pago dei cachet ad attori che sono in due e chiedono 10.000 euro. Non è possibile, perché altrimenti la gente poi dice, ma com'è possibile? Faranno incassare, porteranno pubblico, per carità. Ah beh, ma allora adesso siamo tutti, dicevo quello. E faranno incassare, porteranno della qualità, non ho dubbi, però a me non aggiungono niente. Fino a che il pubblico di Modena mi sopporta, lo faccio. Quando non mi sopporta più, me ne vado e non c'è problema. Cioè, abbiamo in questo periodo un caso politico di cui sono protagonista, magari non l'avete letto, col premio Riccione. L'anno scorso il premio Riccione doveva chiudere perché uno dei soci non c'era più, perché era la provincia di Rimini. L'assessore regionale è venuto da me e mi ha detto cosa ne pensi del premio Riccione. Gli ho detto cavolo, il premio Riccione è uno strumento indispensabile per la nostra vita quotidiana e se con questo decreto dobbiamo andare avanti diventa ancora più indispensabile. Io ho detto però guarda, la mia idea è che deve però modificarsi, tornare come era ai tempi d'oro di Franco Quadri, cioè non con una figura così ma con un pool di persone che dici bene, sono d'accordo, fate domanda, facciamo un incontro col sindaco, fate domanda per diventare soci del premio Riccione, facciamo domanda, diamo il nostro piccolo contributo che non serve a niente, e poi parte, viene nominato il nostro consiglio di amministrazione, noi mettiamo 2 persone e già ti rendi conto che tutti gli altri che stavano in consiglio di amministrazione erano persone che la politica aveva scelto per pararsi, come si dice, che non decidono niente se non quello che gli viene detto. Su questo mi sono imputtato, poi hanno levato, c'era una compagnia giovane, almeno diciamo, se possiamo dire che a 40 anni sia ancora giovane, che per 5 anni ha gestito il teatro, gliel'hanno levato per darlo al premio Riccione. Allora io mi sono schierato dalla parte della compagnia, cioè perché e naturalmente tutta la destra. Una volta alla settimana fa uscire un pezzo dove il Rais del teatro dell'Emilia Romagna
però io ho la coscienza a posto, cioè poi la compagnia ha partecipato a un bando dove io ero, dovevo giudicare qual era la compagnia che vinceva, ha vinto questa compagnia, dicono che li ho favoriti, ho la coscienza a posto, nel senso che non ne parlo perché non mi sento assolutamente in difficoltà, però che la voce di Romagna faccia un pezzo alla settimana per parlare di queste cose è una cosa tra intimi, no? Sicuramente non arriva fino a Pechino dove voglio continuare a lavorare. Perciò credo che abbiate capito un pochino, se vogliamo parlare di comunicazione ne possiamo parlare, però credo che abbiate tanti elementi per le cose che in questo momento mi stanno più a cuore sono quelle che vi dicevo prima. Il cantiere Moline, dove le compagnie vengono, come vi dicevo prima, stanno lì un periodo e poi dopo decidiamo se lavoriamo assieme oppure no. Perché ragazzi, noi padri degli anni 70-80 abbiamo cresciuto i figli male, bisogna che ce lo diciamo. Almeno io mi sento di averli cresciuti male, non bisogna dirgli sempre di sì a tutti, qualche no fa bene alla salute loro e anche nostra. Cioè, bisogna assumersi la responsabilità. Oggi, come dicevo prima, gli assessori non hanno gli strumenti per assumersi la responsabilità sulle cose che sostengono, gli mancano proprio gli strumenti. O trovano un modo. Altrimenti i finanziamenti sono a pioggia, è chiaro che sono a pioggia, perché alla fine tutti hanno un padrino o un padrone o un qualcuno che li sostiene e tutti sono ascoltati, magari dopo uno sfinimento di appuntamenti, però alla fine si arriva anche a quello. 13:30. Perfetto. Infatti io volevo... un attimo cercare di fermarla per quanto so. Ah, facevi meglio a fermarla. No, perché in realtà lo streaming adesso dovremmo interromperlo anche. Beh, spero che l'avete interrotto prima. Siamo stati proprio precisi. Nel terminare vorrei chiedere se ci sono domande che arrivano, no, dallo streaming. Qui in sala se c'è qualcuno che vuole porre una domanda, se qualcuno di voi vuole farlo. Ok, allora ringraziamo per questa prima parte tutti i partecipanti e il dottor Valenti. Vi ricordiamo che ricominceremo intorno alle 15, quindi abbiamo un'ora e mezza di pausa per, diciamo, appunto pausa pranzo. Qui possiamo interrompere lo streaming. Ok, perfetto, grazie.